2017, Miss Marple indaga. Mentre tornavano al cinghiale d'oro, tutti parlarono pochissimo. Il professore Wanset camminava accanto a Miss Marple e, siccome lei avanzava lentamente, rimasero un po' indietro rispetto agli altri. «E adesso che cosa si farà?» domandò Miss Marple. «Alludete alla polizia oppure a noi?» «A tutte e due», rispose Miss Marple. «Mi sembra che le due cose siano strettamente collegate». «La polizia continuerà le indagini, valendosi delle informazioni che ha ricevuto da quei due ragazzi. L'inchiesta ha dovuto essere sospesa, dato che non esistevano prove. Il magistrato non poteva certamente attribuire la morte della signorina Temple a cause accidentali». Non me ne rendo conto. Che cosa ne pensate della dichiarazione dei ragazzi?» Il professore aveva lo sguardo tagliente sotto le sopracciglia cespugliose. «Vi è venuta qualche idea, Miss Marple? Naturalmente sapevamo già che quel che avrebbe detto. È vero, voi ci avete trovato qualcosa di interessante?» «Sì», rispose Miss Marple, «quel pullover a scacchi è importante, non vi pare?» «Avete ragione», lo guardò di nuovo. «Voi che cosa ne pensate?» «Secondo me quel particolare ci può essere di molto aiuto». Erano arrivati al cinghiale d'oro. Siccome erano solo le 12:30, la signora Sanborn propose di bere un aperitivo prima di andare a pranzo. Mentre venivano serviti succo di pomodoro, sherry e altri liquori, la signora Sanborn fece alcuni annunci. «Mi sono fatta consigliare», disse, «dal magistrato inquirente e dall'ispettore Douglas, ha dato che il medico legale si è già pronunziato. Il funerale sarà fatto domattina alle 11. Per il servizio funebre mi metterò d'accordo con il vicario locale, il signor Courtney. Dopodomani sarà opportuno rimetterci in viaggio. Il programma verrà leggermente modificato dato che abbiamo perso 3 giorni, ma penso che possa essere riorganizzato senza alcuna difficoltà. Qualcuno magari preferisce tornare a Londra in treno, naturalmente capisco il loro stato d'animo e perciò non tenterò di dissuaderli. La disgrazia ci ha rattristati tutti. Non posso fare a meno di credere che si tratti di una disgrazia. Non sarebbe la prima che capita su quel sentiero, anche se questa volta le condizioni atmosferiche erano buone e quindi non si capisce come abbia potuto accadere. Credo che le indagini saranno lunghe e laboriose. Naturalmente non è da escludere che l'incidente sia stato provocato dal componente di un'altra comitiva che ha smosso i massi senza rendersi conto delle eventuali conseguenze. Se il responsabile dovesse farsi avanti, il caso si risolverebbe in fretta, ma per il momento sembra poco probabile. Altrettanto poco probabile parrebbe che la signorina Temple avesse qualche nemico, qualcuno che volesse farle del male. Propongo che non se ne parli più. Le autorità locali faranno il loro dovere. Credo che tutti vorrete presenziare al funerale, che si terrà domani in chiesa. Durante il resto del viaggio e spero che tenterete di dimenticare questa terribile disgrazia. Vi faciliteranno il compito le ville famose e interessantissime che ci resteranno da visitare, gli incantevoli paesaggi. Dopodiché venne annunciato che il pranzo era pronto e non si parlò più dell'argomento, o almeno non ufficialmente. Dopo pranzo, mentre prendevano il caffè, nel salottino si formarono dei piccoli gruppi in cui ognuno comunicava agli altri le decisioni prese. «Voi continuate il viaggio?» domandò il professor Wanstead a Miss Marple. «No», rispose lei, «quel che è accaduto mi spinge a restare da queste parti». «Vi fermate al cinghiale d'oro oppure tornate al vecchio maniero?» «Dipende dalle circostanze. Se riceverò un altro invito, tornerò sicuramente là. Non oso andarci da mia iniziativa perché originalmente sono stata invitata a trattenermi soltanto 2 giorni. Forse sarà meglio che resti al cinghiale d'oro». «Credevo che aveste deciso di tornare a Saint Mary Mead». «No, non ancora. Ho un paio di cosette da fare qui. Anzi, una l'ho già fatta». Siccome il professore la guardava con una certa curiosità, Miss Marple aggiunse:
Se voi proseguite con il resto del gruppo, vi racconto che cosa mi propongo di fare. C'è ancora da indagare qui a Jocelyn St. Mary, ma siccome potrebbe rivelarsi inutile, per il momento preferisco non dirvi nulla di preciso. E voi che avete deciso di fare? Vorrei tornarmene a Londra. Ho parecchio lavoro che mi aspetta, a meno che non abbiate bisogno di me, naturalmente. No, non credo, almeno per il momento. Sareste indaffaratissimo, immagino. Sarete indaffaratissimo. Vi faccio presente che ho fatto questo viaggio per conoscere voi, Miss Marple. E ora che mi avete conosciuto e che sapete tutto ciò che so io, o quasi tutto, avete altro da fare, lo capisco. Ma prima che ve ne andiate, credo che ci restino ancora un paio di cosette da sistemare. Credo di capire che vi sono venute delle idee. Ho semplicemente riflettuto su ciò che mi avete detto voi. E avete fiutato il male? Non è facile capire che cosa significa esattamente quel che di poco chiaro si sente nell'aria. Perché secondo voi c'è qualcosa di poco chiaro nell'aria? Ah sì, ne sono sicura. E soprattutto da quando è morta la signorina Temple, anche se la signorina Sandburg. La signora Sandburg è propensa a considerarla una disgrazia. No, non è stata una disgrazia. Una volta la signorina Temple mi ha confidato di essere in pellegrinaggio. Interessante, commentò il professore. Molto interessante. Non vi ha detto che genere di pellegrinaggio era il suo? No, rispose Miss Marple. Forse se avesse vissuto più a lungo. E se non fosse stata tanto debole, me l'avrebbe detto, ma purtroppo la morte è arrivata in fretta. Quindi non sapete altro? No, ma ho la sensazione che qualcuno abbia messo fine deliberatamente a questo pellegrinaggio. Qualcuno voleva impedirle di arrivare a destinazione. Speriamo che il caso o la provvidenza ci aiutino a far luce sulla vicenda. È per questo che avete deciso di fermarvi qui? Non soltanto per questo, rispose Miss Marple. Voglio scoprire qualcosa di più sul conto di Nora Broad. Nora Broad. Il professore appariva piuttosto perplesso. La ragazza scomparsa contemporaneamente a Verity Hunt. Me ne avete parlato anche voi, ricordate? Quella che faceva collezioni di fidanzati, una stupidella, che però, a quanto pare, piaceva ai ragazzi. Credo che mi farebbe comodo saperne un po' più sul suo conto. Fate come volete, ispettrice Marple, disse il professor Wast. Il funerale ebbe luogo il mattino successivo. Erano presenti tutti i componenti del gruppo. Nella chiesa Miss Marple si guardò intorno. Era arrivata anche la gente del paese, tra cui la signora Glynne e la sua sorella Clotilde. Antè invece non c'era. La maggior parte dei presenti forse non aveva neppure conosciuto la signorina Temple, ma erano venuti al suo funerale per pura curiosità. C'era anche un prete anziano, forse sulla settantina, aveva l'aspetto distinto, le spalle larghe e i capelli bianchi, faceva fatica tanto a stare in piedi quanto a inginocchiarsi. Una faccia interessante, pensava Miss Marple, chiedendosi chi potesse essere, forse un amico di Elizabeth Temple, che magari era venuto da molto lontano per assistere al funerale. Mentre uscivano dalla chiesa, Miss Marple scambiò qualche parola con i suoi ex compagni di viaggio. Ormai conosceva perfettamente il programma di ciascuno. I Butler se ne tornavano a Londra. Ho detto a Henry che io non ce la faccio a continuare, disse la signora Butler. Ad ogni curva avrei l'impressione che salti fuori qualcuno pronto a spararci o a rovesciarci addosso un masso. Non esageriamo, mammy, non esageriamo, la rimproverò il signor Butler. Non lasciarti trascinare dalla fantasia. Beh, è vero. O no che al giorno d'oggi ne succedano di tutti i colori, non si può più star tranquilli. Non leggi mai la cronaca nera? La signorina Lumley e la signorina Bentham, accantonati i loro timori, avevano deciso di proseguire. Abbiamo sborsato un mucchio di soldi per fare questo viaggio e ci dispiace dover rinunciare a tutto per colpa di questa terribile disgrazia. Ieri sera abbiamo telefonato a una nostra amica di casa per raccomandare i gatti e perciò possiamo stare tranquille.
Loro due preferivano credere alla versione dell'incidente perché era più comodo. Anche la signora Risley Porter aveva deciso di continuare il viaggio. Il colonnello Walker e la moglie non avevano dubbi. Per nulla al mondo avrebbero rinunciato a vedere una magnifica collezione di fucsie nel giardino che, secondo il nuovo programma, si sarebbe visitato 2 giorni dopo. Anche Jameson, l'architetto, non voleva rinunciare a visitare le altre ville. Il signor Caspar invece se ne andava via in treno. La signorina Cook e la signorina Barrow non avevano ancora deciso sul da farsi. Questa zona è molto bella, disse la signorina Cook. Può darsi che ci tratteniamo qualche giorno al Cinghiale d'Oro. Vi fermate anche voi, Miss Marple? Credo di sì. Non sono in vena di riprendere subito il viaggio. Dopo quel che è successo, un paio di giorni di riposo mi faranno bene. Mentre il gruppetto si scioglieva, Miss Marple se ne andò quatta quatta per conto suo. Tolse dalla borsetta il taccuino sul quale aveva annotato 2 indirizzi. Il primo era di una certa signora Blackett, che abitava in una villetta con un giardino in fondo alla stradicciola. Venne ad aprirle una donna dall'aspetto pulito. La signora Blackett? Sì, sono io. Posso entrare un attimo? Sono appena stata al funerale e mi sento stordita. Mi spiace farmi sedere per qualche minuto. Ma certo, entrate signora, accomodatevi. Ecco fatto, sedetevi qui. Vado a prendervi un bicchiere d'acqua. O forse gradite una tazza di tè? No, grazie, l'acqua andrà benissimo. La signora Blackett tornò con il bicchiere e con una gran voglia di chiacchierare. Ho un nipote così, sapete, eppure non dovrebbe alla sua età. Ha superato da poco i 50 anni, improvvisamente gli gira la testa, si sente stordito e, se non si siede immediatamente, cade lungo di stesso per terra. È una cosa terribile, i dottori non sanno che cosa farli. Ecco il vostro bicchiere d'acqua. Ah, mormorò Miss Marple dopo averne bevuto un sorso, adesso mi sento meglio. Siete stata al funerale di quella poveretta, che secondo alcuni è stata assassinata e secondo altri ha avuto un incidente. Per me è stata una disgrazia, ma quelli della polizia vogliono sempre far credere che c'è sotto qualcosa di losco. Davvero, convenne Miss Marple. Mi hanno raccontato un sacco di storie tristi accadute qualche anno fa in questo paese. Per esempio, mi hanno parlato di una ragazza, una certa Nora Broad, se non sbaglio. Nora, sì, era la figlia di una mia cugina. È una vecchia storia. Nora se n'è andata all'improvviso e non è mai tornata. Non si sa più come tenerle queste ragazze. Gliel'ho detto un sacco di volte a Nancy, cioè a mia cugina. Le dicevo, tu te ne stai fuori a lavorare tutto il giorno. Intanto Nora, che cosa fa? Lo sai che le piacciono i ragazzi, vedrai che ti combinerà qualche guaio, vedrai se non ho ragione. E infatti ce l'avevo. Perché? Era rimasta? Sì, in stato interessante. Mia cugina Nancy probabilmente non se n'era neppure accorta, ma io ho 65 anni e conosco il mondo e capisco cosa può essere successo a una ragazza della sua età. E forse so anche chi è stato a metterla nei guai, ma non ne sono sicura. Potrei essermi sbagliata perché il giovanotto ha continuato a stare a casa sua e pareva sconvolto quando Nora è scomparsa. La ragazza è scappata di casa, vero? Ha accettato un passaggio da un tizio, un forestiero. Ora non ricordo più che macchina fosse. Aveva un nome di tanto buffo, era una Audi e qualcosa del genere. Dicono che sia la stessa quale hanno visto salire quell'altra povera ragazza che è stata assassinata, ma non credo che Nora abbia fatto la stessa fine. Se avessero ammazzato anche lei, a quest'ora il suo cadavere sarebbe già saltato fuori, non vi pare? Credo di sì, rispose Miss Marple. Nora era brava a scuola? No, per niente, era pigra e aveva in antipatia i libri. Dall'età di 11 anni in poi la sua unica passione sono stati i ragazzi. Alla fine sarà scappata con qualcuno. Comunque non si è più fatta viva, non ha mandato nemmeno una cartolina. Se ne sarà andata con uno che le ha fatto un sacco di promesse.
Quando ero giovane, una ragazza del paese è scappata con un negro. Mi pare che fosse un algerino, ma potrei anche sbagliarmi. Lui le aveva promesso cose meravigliose, le aveva detto che suo padre era un sceicco e che possedeva camelli, cavalli e una casa stupenda con i tappeti appesi ai muri. Chissà poi perché si dovrebbero appendere i tappeti ai muri. Ad ogni modo, la ragazza è andata via con lui. È tornata 3 anni dopo, aveva fatto una vita orribile, abitavano in una capanna di terra e non mangiavano altro che couscous. Credevo che fosse lattuga, ma poi mi hanno spiegato che la lattuga non c'entra per niente, pare che sia una specie di semolino. Ah, diceva che era stato terribile. E alla fine lui le ha detto che non la voleva più e l'ha mandata via. Bastava che lui dicesse 3 volte ti ripudio e lei se ne doveva andare. Per fortuna, l'hanno pagato il viaggio di ritorno in Inghilterra. Questo è successo 30-40 anni fa. Dalla scomparsa di Nora invece sono passati 7 ad 8 anni, però sono sicura che un giorno o l'altro la vedremo tornare. Avrà imparato anche lei la lezione, avrà capito che tutte quelle promesse erano da marinaio. Qualche altro posto dove andare oltre alla casa di sua madre? Qualcuno che... C'era un sacco di gente che le faceva delle gentilezze, per esempio le signore del vecchio maniero. A quell'epoca la signora Gline non c'era, ma la signora Clotilde sì. Lei era sempre gentile con le ragazze che andavano a scuola. A Nora ha fatto un mucchio di regali. Una volta le ha dato un bel vestito di seta e un foulard. Ah, era molto gentile la signora Clotilde. Cercava di convincere Nora ad appassionarsi, di più allo studio. Voleva inculcarle nella zucca che non poteva andare avanti così a uscire con tutti quei ragazzi. Mi dispiace dirlo perché Nora è la figlia di mia cugina, ma veramente bisogna ammettere che esagerava. Usciva con chiunque. Forse alla fine sarebbe diventata una donna di strada. Non aveva altre risorse. È triste, ma è la verità. Comunque è sempre meglio questa fine piuttosto che quella della signorina Hunt. Il suo sì che è stato un destino orribile. In principio si pensava che fosse scappata con qualcuno. La polizia l'ha cercata dappertutto, ha interrogato i ragazzi che la conoscevano, Geoffrey Grant, per esempio, e Billy Thompson e Harry Lanford, tutti degli sfaccendati. E pensare che avrebbero potuto trovare qualsiasi lavoro. Quando ero giovane io, le cose andavano molto diversamente. Le ragazze si comportavano bene, i ragazzi sapevano che dovevano lavorare se volevano combinare qualche cosa di buono. Miss Marple, chiacchierò ancora un po', disse che si sentiva meglio e ringraziò la signora Blackett e se ne andò. La seconda visita la fece una ragazza che stava piantando della lattuga. Nora Brown. Oh no, non abita più qui da anni. È scappata di casa. Mi sono chiesto un sacco di volte dove sarà finita. Avevate bisogno di parlarne? Ho ricevuto una lettera da una mia amica che sta all'estero, mentì Miss Marple. Una bella famigliola. La mia amica pensava di assumere questa Nora Broad. Le risultava che fosse una ragazza sfortunata. Aveva sposato un poco di buono che l'aveva piantata per andarsene con un'altra e lei cercava lavoro come bambinaia. La mia amica non sapeva altro di lei. Ma io ho scoperto che era qui di qui e perciò sono voluta venire a prendere informazioni. Voi andavate a scuola con lei, mi pare? Sì, eravamo nella stessa classe. Io però non approvavo il suo modo di comportarsi. Andava pazza per i ragazzi e non pensava ad altro. A quel tempo io ne avevo uno fisso. Le ripetevo spesso che non ci guadagnava niente a uscire con tutti. Era bruna oppure bionda? Aveva i capelli oscuri, dei bei capelli, li teneva sempre sciolti sulle spalle. La polizia si è preoccupata quando è scomparsa? Sì, perché non aveva detto niente a nessuno. Una sera se n'è andata e non si è fatta più vedere. L'hanno vista entrare in una macchina, ma poi non hanno più trovato neppure l'automobile. In quel periodo erano stati commessi parecchi delitti, non soltanto da queste parti, ma un po' dappertutto. La polizia ha interrogato tutti i giovanotti. Pensano che sia morta, ma io credo che a quest'ora si trovi a Londra. Probabilmente avrà guadagnato un sacco di quattrini lavorando come spogliarellista.
Data la sua mentalità, non ci troverei niente di strano. Se è la stessa persona che cerco io di Semi Smurfit, non credo che sarebbe molto adatta per la mia amica. Dovrebbe cambiare un po' per andare bene, commentò la ragazza. 18. L'arcidiacono Brabazzone. Quando Miss Marple arrivò senza fiato e piuttosto stanca al cinghiale d'oro, il portiere dell'albergo uscì da dietro il banco e le andò incontro. C'è una persona che vuole vedervi, Miss Marple. È l'arcidiacono Brabazzone. L'arcidiacono Brabazzone? Ripeté Miss Marple sconcertata. Sì, mi ha chiesto di voi. Aveva saputo che fate parte di questa comitiva e voleva parlarvi prima che ve ne andaste. Gli ho riferito che alcuni di voi partono per Londra con l'ultimo treno del pomeriggio e che non sapevo quali fossero le vostre intenzioni. Dice di avere assolutamente bisogno di parlarvi. L'ho fatto accomodare nel salottino della televisione. L'altro è più rumoroso a quest'ora. Miss Marple era meravigliata. Comunque, andò nella stanza indicatale. L'arcidiacono Bravazzon risultò essere il vecchio prete che aveva notato al funerale. Si alzò e le andò incontro. Miss Marple? Miss Jane Marple? Sì, sono io. Desideravate? Sono l'arcidiacono Bravazzon. Sono arrivato questa mattina per assistere al funerale di una mia amica, la signorina Elizabeth Temple. Accomodatevi, prego. Grazie, volentieri. Non sono più forte come una volta. Si sedette molto lentamente. E voi non vi accomodate? Miss Marple prese posto accanto a lui. Sì, disse. Volevate parlarmi? Innanzitutto vi spiego il motivo per cui mi rivolgo a voi. Mi rendo conto di essere un perfetto sconosciuto. Dovete sapere che mi sono recato all'ospedale di Carriston prima di venire qui e che ho parlato con la capo infermiera. È stata lei a dirmi che prima di morire Elizabeth Temple aveva chiesto di vedere una sua compagna di viaggio, e cioè voi, e che siete rimasta con lei fino a quando è morta. L'arcidiacono Bravazzon si interruppe e la guardò. Sì, mormorò Miss Marple, è vero. Non mi aspettavo che mi mandasse a chiamare. Eravate amiche? No, rispose Miss Marple. Ci siamo conosciute in questo viaggio. Ecco perché mi sono meravigliata che volesse vedermi. Avevamo scambiato qualche parola, eravamo sedute vicino sul pullman e forse c'era una certa simpatia reciproca. Tutto qui. Non mi aspettavo che mi mandasse a chiamare in punto di morte. Già, capisco. Come vi ho detto poco fa, era una mia vecchia amica. Stava appunto venendomi a trovare. Io abito a Filminster, cioè nel paese in cui il vostro gruppo dovrebbe prenotare dopodomani. Elizabeth pensava di venirmi a trovare, voleva parlarmi di alcune cose, perché sperava che potessi esserle utile. Posso farvi una domanda? Gli chiese Miss Marple. E spero non mi giudicherete indiscreta. Ma certo, Miss Marple, chiedetemi pure tutto quel che volete. La signorina Temple mi ha detto che questo viaggio non lo aveva intrapreso solo per vedere le ville e i giardini famosi. Per spiegarmi il motivo della sua presenza, ha usato il termine abbastanza insolito, e cioè pellegrinaggio. Davvero? Mormorò l'arcidiacono Bravazzone. Interessante, molto interessante. E forse anche significativo. Quindi quel che vorrei sapere è: pensavate che per pellegrinaggio intendesse la visita che aveva in mente di farvi? Credo di sì, rispose l'arcidiacono. Sì, credo proprio di sì. Quando me l'ha detto, stavamo parlando di una ragazza, una certa Verity. Sì, Verity Hunt. Il cognome non lo so, la signorina Temple ha detto soltanto il nome. Verity Hunt è morta parecchi anni fa, disse l'arcidiacono. Lo sapevate? Sì, rispose Miss Marple. La signorina Temple e io stavamo parlando di lei.
mi ha detto qualcosa che non sapevo, e cioè che la ragazza era fidanzata con il figlio di un certo signor Raffiel, il quale è, o meglio dovrei dire era, un mio amico. È stato lui a pagarmi questo viaggio, probabilmente l'ha fatto perché voleva che conoscessi la signorina Tempe. Forse pensava che lei mi avrebbe saputo dare certe informazioni. Sul conto di Verity? Sì, e per questo Elizabeth veniva da me. Voleva sapere alcuni fatti. Voleva sapere, disse Miss Marple, perché Verity ruppe il fidanzamento con il figlio del signor Raffiel. Verity non ruppe il fidanzamento, precisò l'arcidiacono, e ne sono sicuro assolutamente. La signorina Temple non lo sapeva, vero? No, credo che l'accaduto l'avesse molto turbata. Veniva a chiedermi per quale motivo il matrimonio non era stato celebrato. Potreste spiegarmelo? Domandò Miss Marple. Vi prego di non giudicarmi curiosa. Non è per semplice curiosità che lo voglio sapere. Anch'io sono, se non proprio in pellegrinaggio, almeno in missione. Anche a me interessa sapere per quale motivo Michael Raphael e Verity Hunt non si sono sposati. L'arcidiacono Brabazon rimase ad osservarla per un paio di minuti. Evidentemente avete qualche motivo per indagare in questa vecchia storia, disse finalmente. Il padre di Michael Raphael, prima di morire, ha espresso il desiderio che si facesse luce sulla vicenda. Mi ha incaricato di provarci. Niente mi impedisce di raccontarvi quel poco che so, disse l'arcidiacono. Mi state domandando le stesse cose che avrebbe voluto sapere Elizabeth Temple. Quei due giovani, Miss Marple, intendevano sposarsi e avevano già fatto i preparativi per il matrimonio. Avrei dovuto celebrarlo io, ma il matrimonio doveva rimanere segreto. Li conoscevo entrambi, quei due ragazzi. Verity da molto tempo, l'ho preparata per la cresima. Inoltre, mi recavo nella scuola di Elizabeth Temple a Pasqua e in occasione delle altre festività per le funzioni religiose. Una bella scuola e un'insegnante meravigliosa che sapeva riconoscere le attitudini di ogni allieva. Spingeva avanti quelle che avrebbero potuto combinare qualcosa di buono e non forzava le altre a proseguire negli studi. Una donna in gamba e una carissima amica. Verity era una delle bambine, o meglio delle ragazze più belle che avessi mai visto. Bella d'animo e di cuore, oltre che fisicamente, ha avuto la sfortuna di perdere i genitori quando era ancora ragazzina. Infatti, entrambi sono morti in un incidente aereo mentre stavano andando in vacanza in Italia. Finita la scuola, Verity è andata a vivere con una certa signorina Clotilde Bradbury Scott, che forse avete avuto occasione di conoscere. Questa signorina, era stata molto amica della mamma di Verity. Sono tre sorelle. La seconda era sposata e viveva all'estero, perciò a quell'epoca in casa c'erano solo due. Clotilde, la più vecchia, si era molto affezionata a Verity e faceva il possibile per renderla felice. L'ha portata all'estero un paio di volte e l'ha fatto prendere le lezioni di storia dell'arte in Italia e le voleva un gran bene. Anche Verity le voleva bene, direi come se fosse stata sua figlia. Clotilde era una donna colta e intelligente. Non ha mai insistito perché Verity si iscrivesse all'università, ma questo probabilmente dipendeva dal fatto che la ragazza non ci teneva eccessivamente. Preferiva studiare storia dell'arte, musica e cose simili. Abitava al vecchio maniero e viveva felice, o almeno dava l'impressione di esserlo. Naturalmente non ho più avuto occasione di vederla. Quando è venuta a stare qui, a Jocelyn St. Mary, Phyllis Filminster, si trovava a un centinaio di chilometri di distanza e scrivevo a Natale in occasione di altre feste. E anche lei mi mandava sempre un bigliettino d'auguri. È passato parecchio tempo prima che la ri rivedessi. Poi un giorno è ricomparsa. Si era fatta donna, è venuta in compagnia di un bel ragazzo che conosceva di vista, il figlio del signor Raffiè. Si sono rivolti a me perché erano innamorati e volevano sposarsi. E voi avete consentito a celebrare il matrimonio? Sì, forse penserete che non avrei dovuto, Miss Marple. Erano venuti in gran segreto, puesto
Questo era evidente. Clotilde Bradbury Scott aveva tentato di scoraggiare il loro amore. Era nel suo diritto. Michael Raphael, ve lo dico francamente, non era il tipo di marito che si poteva desiderare per la propria figlia o per una parente. Lei era troppo giovane per decidere da sola e Michael aveva combinato un sacco di guai. Fin da quando era molto giovane. Era comparso diverse volte davanti al tribunale dei minorenni, aveva frequentato cattive compagnie, si era lasciato trascinare in azioni disoneste e ha avuto rapporti intimi con molte ragazze. Insomma, era decisamente un poco di uomo. Ma era anche molto bello e le ragazze gli cedevano volentieri. Era stato in prigione 2 volte per brevi periodi. Aveva la fedina penale sporca. Conoscevo suo padre e credo che abbia fatto tutto il possibile per aiutarlo. Lo tirava fuori dai guai, gli procurava del lavoro, gli pagava i debiti, i danni che combinava. Tutto questo faceva per lui, ma non so. Avrebbe potuto fare di più, secondo voi? No, rispose l'arcidiacono. Ormai sono vecchio e ho capito che bisogna accettare gli individui come sono, con le loro caratteristiche genetiche, per dirlo in termini moderni. Non credo che il signor Raffaele amasse suo figlio. Al massimo si poteva dire che gli voleva bene. Se fosse stato preferibile per Michael che suo padre l'amasse, questo non posso dirlo. Forse non avrebbe fatto nessuna differenza. Comunque, era una storia triste. Il ragazzo era tutt'altro che stupido. Aveva intelligenza e una buona dose di talento. Avrebbe potuto combinare qualcosa di buono se lo avesse voluto, ma purtroppo era per natura un delinquente. Aveva delle buone qualità che non si poteva fare a meno di apprezzare. Questo è vero. Per esempio, non gli mancava il senso dell'umorismo, si dimostrava spesso generoso e gentile. Conosceva l'importanza dell'amicizia e in caso di necessità era pronto a dare una mano agli amici. In compenso, trattava male le ragazze. Le metteva nei guai, come si suol dire, e poi le abbandonava al loro destino per ricominciare con un'altra. Dunque, dicevo che mi sono trovato davanti questi 2 ragazzi e che ho consentito a sposarli. Ho detto a Verity che tipo era il giovanotto di cui si era innamorata e ho scoperto che lui non aveva tentato di ingannarla sul suo conto. Le aveva raccontato che aveva avuto spesso a che fare con la polizia, ma le aveva anche promesso che con lei avrebbe cambiato vita. Io allora ho creduto opportuno avvertire Verity che questo non sarebbe accaduto. Le persone non cambiano. Forse intendono farlo, ma poi non ci riescono. Verity lo sapeva bene quanto me. Me lo ha detto chiaro e tondo, so perfettamente come Mike. Mi ha detto e so che probabilmente resterà sempre lo stesso, ma lo amo. Forse potrò aiutarlo a cambiare, e forse no, ma voglio correre questo rischio. Ci tengo a chiarire una cosa, Miss Marple. Posso dire che di conoscere bene i giovani, ne ho sposati molti. Ho visto matrimoni in crisi e matrimoni inaspettatamente ben riusciti, ma su una cosa non mi sbaglio. Quando 2 giovani sono veramente innamorati, io me ne accorgo. E per innamorati non intendo soltanto che si piacciono fisicamente. Si parla troppo del sesso in questi giorni, gli si attribuisce troppa importanza. Non che non ne abbia, ma non può sostituire l'amore, di cui è soltanto un complemento. Da solo non serve a niente. Per capire il significato dell'amore è opportuno riflettere sulla frase che si pronuncia durante la cerimonia del matrimonio: uniti nel bene e nel male, finché morte non ci divida. Di questo bisogna essere convinti quando ci si sposa. Quei 2 si amavano veramente. E qui finisce la mia storia, concluse l'arcidiacono. Non posso continuare perché non so come è andata a finire. So soltanto che ho accettato di sposarli e che ho preso gli accordi necessari. Avevo fissato il giorno, l'ora e il luogo. Forse in una cosa ho avuto torto nel mantenere il segreto. Loro volevano che non lo sapesse nessuno? Gli domandò Miss Marple.
Verity non voleva assolutamente e forse non voleva neppure Mike. Avevano paura che qualcuno si mettesse di mezzo. Per Verity, oltre che la logica conclusione dell'amore, il matrimonio era anche una scappatoia. Era naturale che sentisse questa necessità di fuggire, date le circostanze della sua vita. Aveva perduto i genitori, era diventata adulta dopo che loro erano morti. Anche per lei era arrivato il momento di diventare donna. Aveva bisogno di un compagno. Le ragazze sagge non hanno fretta e aspettano, come nelle favole. Il principe azzurro. Clotilde Bradbury Scott era molto buona con Verity e da parte sua Verity l'adorava. Per Clotilde la ragazza era come una figlia. Verity era dunque cresciuta circondata dell'affetto, aveva condotto una vita interessante e stimolante dal punto di vista intellettivo. La sua era una vita felice, ma ciò nonostante, e a un certo punto ha sentito, sia pure inconsciamente, di aver bisogno di una scappatoia. Voleva fuggire dall'amore di Clotilde senza saper bene dove andare. Questo l'ho capito soltanto dopo che ho conosciuto Michael. Voleva sfuggire alla sua vita attuale per passare a quello stadio in cui uomo e donna si uniscono e mettono al mondo altre vite. Però sapeva che le sarebbe stato impossibile farlo capire a Clotilde, la quale non avrebbe mai preso sul serio il suo amore per Michael. Temo che Clotilde avesse ragione, quello non era il marito adatto per Verity. La strada che aveva scelto non l'avrebbe portata alla felicità, ma al dolore e alla morte. Ora capisco che Clotilde aveva ragione e mi sento terribilmente in colpa. Le mie intenzioni erano buone, ma non avevo visto il giusto. Non avevo visto il giusto. Conoscevo Verity, ma non conoscevo abbastanza Michael. Sì, come Clotilde Bradbury aveva una forte personalità, credevo che Verity facesse bene a mantenere il segreto, perché Clotilde avrebbe potuto convincerla a rinunciare a Michael. Ed è questo che ha fatto, secondo voi? Pensate che Clotilde sia riuscita a dissuaderla dello sposare Michael, visto che non era un tipo raccomandabile? No. Non credo che le cose siano andate in questo modo, altrimenti Verity me lo avrebbe detto, me lo avrebbe fatto sapere in qualche modo. Che cosa è successo il giorno fissato per il matrimonio? Già, questo non ve l'ho ancora detto. Nel giorno stabilito li ho aspettati, ma loro non sono fatti vivi e non mi hanno fatto sapere nulla. Non so il perché, mi è sembrato tutto talmente assurdo. E anche adesso, a distanza di tanto tempo, non riesco a capire che qualcosa gli abbia impedito di venire. Questo è comprensibile, ma perché non mi hanno avvertito? Perché non mi hanno mandato due righe di spiegazione? Ecco perché sono venuto da voi. Speravo che Elizabeth Temple, prima di morire, ve ne avesse parlato, che vi avesse dato un messaggio per me. No. La signorina Temple sperava che foste voi a chiarirle le idee, disse Miss Marple. Era per questo che voleva parlarvi. Probabilmente è vero. Pensavo che Verity non avrebbe detto nulla a chi poteva tentare di fermarla, cioè a Clotilde e a Dantea Bradbury Scott. Ma avevo l'impressione che si sarebbe confidata con Elizabeth Temple, alla quale voleva bene. Penso che l'abbia fatto, disse Miss Marple. Voi credete? L'ha detto senz'altro che aveva deciso di sposare Michael Ruffin. Sono sicura che la signorina Temple lo sapeva. Del resto me lo ha detto lei. Conosceva una ragazza, una certa Verity, che stava per sposare Michael Ruffin. La unica persona che poteva averglielo detto era Verity stessa. Probabilmente le avrà scritto. E poi, quando io le ho chiesto, e perché non lo ha sposato? Lei mi ha risposto perché è morta. Siamo arrivati a un vicolo cieco, disse l'arcidiacono con un sospiro. Elizabeth sapeva che i due avevano intenzione di sposarsi. Io so che era stato fissato il giorno e il luogo e che benché li abbia aspettati, il matrimonio non è stato celebrato. Oltre a questo, non si sa altro. «Non avete idea di che cosa possa essere successo?» gli domandò Miss Marple. «No,
Non crederò mai che Verity e Michael si siano lasciati. Ma qualcosa deve pure essere accaduto. Qualcuno avrà perduto gli occhi a Verity, aperto gli occhi a Verity, le avrà fatto vedere un lato del carattere di Michael che lei non conosceva. Anche questo non basta a spiegare perché non si è più fatta viva. Forse quel che sto per dirvi vi sembrerà ridicolo, ma Verity era una ragazza educata. Mi avrebbe scritto sicuramente due righe. No, soltanto una cosa può averglielo impedito. Che cosa? La morte? Gli domandò Miss Marple, che stava ripensando a Elizabeth Temple mentre pronunciava quella stessa parola, e la sua voce era suonata grave, come un rintocco di campana. Sì, rispose l'arcidiacono con un sospiro, la morte. Amore, mormorò Miss Marple pensierosa. Come avete detto? È la risposta che mi ha dato la signorina Temple quando le ho domandato di che cosa era morta la ragazza. Poi ha aggiunto che l'amore è il sentimento più pericoloso che ci sia. Ah, capisco, disse l'arcidiacono, o almeno credo di capire. Qual è la vostra interpretazione? Doppia personalità. Una cosa di cui la gente non se ne accorge, a meno che non sia tecnicamente qualificata per farlo. Jekyll e Hyde sono personaggi reali e non il frutto della fantasia di Stevenson. Michael Raphael doveva essere uno schizofrenico, aveva una doppia personalità. Io non ho cognizioni specifiche né mi picco di essere psicologo, ma credo che in lui ci fossero due individui. Il primo era un ragazzo buono e gentile, che aveva un gran desiderio di essere felice, piaceva soprattutto per questa sua caratteristica, ma il secondo individuo era spinto, forse per colpa di una deformazione mentale, a uccidere. A uccidere non un nemico, ma bensì la persona che amava, Verity. E infatti l'ha uccisa senza sapere neanche perché lo facesse. Esistono delle anomalie spaventose al mondo, e la più spaventosa di tutte sono le malattie mentali. Una donna della mia parrocchia ha commesso un delitto senza nessun motivo apparente. Era una psicopatica, viveva con una sua amica. Tutte e due erano andate in pensione, erano sempre andate d'accordo, e per un giorno una ha ammazzato l'altra. Poi ha mandato a chiamare il vicario e gli ha detto: ho ucciso Luisa. È terribile, ma ho visto il diavolo nei suoi occhi e ho capito che dovevo ucciderla. Cose come queste fanno perdere il desiderio di vivere. Ci si chiude perché è successo. Arriverà il giorno in cui si saprà trovare la spiegazione. I medici scopriranno l'anomalia nel cromosomo o nel gene, qualche ghiandola che lavora troppo, funziona troppo poco. È questo che deve essere successo, secondo voi? Ne sono certo. Il cadavere è stato rinvenuto molto tempo dopo. Verity era semplicemente scomparsa. È uscita di casa e nessuno l'ha più vista. Allora deve essere stata uccisa proprio quel giorno. Ovviamente al processo. Volete dire dopo che hanno trovato il cadavere e la polizia ha fermato Michael? È stato il primo a essere interrogato dalla polizia. Lo avevano visto in compagnia di Verity. Avevano visto la ragazza sulla sua auto. La polizia era sicura che il colpevole fosse lui. È stato il primo indiziato e non ha mai cessato di esserlo. Sono stati interrogati anche altri amici di Verity e tutti avevano degli alibi. Hanno continuato a sospettare di Michael e finalmente è stato rinvenuto il cadavere. Verity era stata strangolata e poi brutalmente sfigurata. Il delitto di un pazzo. Diciamo che Mr. Hyde aveva preso il sopravvento. Miss Marple rabbrividì. Eppure ogni tanto mi sorprendo a sperare che non sia stato lui a ucciderla. Continuò l'arcidiacono. Forse è stato un forestiero, qualcuno che le aveva incontrata per caso, che magari le aveva dato un passaggio in macchina. E poi l'arcidiacono Bravazzon si interrompe e scosse la testa. Potrebbe darsi, disse Miss Marple. Mike ha fatto una pessima impressione in tribunale. Ha raccontato un mucchio di bugie inutili.
Non ha detto la verità neppure quando gli hanno domandato dove era finita la sua auto. Ha convinto i suoi amici a fornirgli degli alibi impossibili. Aveva paura. Non ha parlato della sua intenzione di sposare Verity. Probabilmente il suo difensore pensava che sarebbe stato controproducente. Si sarebbe potuto sospettare che lei lo volesse costringere a sposarla. È passato tanto tempo che ora non ricordo bene i particolari, ma le prove contro di lui erano schiaccianti. È stato giudicato colpevole e pareva proprio che lo fosse, da ciò che vi ho detto. Potete immaginare quanto io sia infelice. Ho dato un giudizio sbagliato. Ho aiutato una cara e brava ragazza ad andare contro la morte. E tutto questo perché non conoscevo abbastanza la natura umana. Non ho capito che lei stava correndo un grosso rischio. Credevo che sarebbe venuta a dirmelo se si fosse resa conto dell'errore che stava commettendo. E invece non l'ho più vista. Perché l'ha uccisa? Che lei aspettasse un bambino? O forse lui si era messo con un'altra ragazza e non voleva più sposare Verity? Non ci posso credere. Che lei sia stata ricreduta sul conto di Michael e all'ultimo momento abbia avuto paura di sposarlo? E lui allora l'avrebbe uccisa, spinto dall'ira? Non riesco a capire. Però di una cosa avete detto di essere certo, vero? Che cosa intendete dire esattamente, Miss Marple? Poco fa mi avete detto di essere sicuro che quei due ragazzi si amavano, che erano fermamente decisi a sposarsi. Poi è accaduto qualcosa che gliele ha impedito. Verity è morta. Ma tuttora voi siete convinto che quel giorno avevano veramente intenzione di venire da voi per sposarsi. Non è vero? Sì, è vero. Sono sicuro che intendevano restare uniti nella buona e nella cattiva sorte finché la morte non li avesse divisi. Lei lo amava ed era disposta ad accettarlo così com'era, ma questo l'ha portata alla morte. Dovete continuare a credere che si volevano bene, disse Miss Marple. Sapete una cosa? Ne sono convinta anch'io. E allora qual è la spiegazione? Non lo so ancora, rispose Miss Marple, ma credo che Elizabeth Temple avesse capito o comunque immaginasse com'erano andate le cose. Amore, ha detto una parola pericolosa. Al momento l'ho interpretata così. Verity si è suicidata per amore, forse perché aveva scoperto qualcosa di grave sul conto di Michael, ma invece non può essere stato un suicidio. No, è impossibile. Al processo hanno descritto le ferite con molta precisione. Non ci si uccide sfigurandosi la propria faccia. Orribile, orribile, esclamò Miss Marple. Queste cose non si fanno alla persona che si ama. Se fosse stato lui a ucciderla, non l'avrebbe conciata così. Si sarebbe limitato a strangolarla. Miss Marple tacque un istante, poi mormorò. Amore, amore, una parola pericolosa. 19. L'ora degli addii. Il mattino successivo, davanti al cinghiale d'oro, era fermo il pullman. Miss Marple era scesa dalla sua stanza per salutare quelli che ripartivano. Trovò la signora Rissell e il porter in uno stato di grande agitazione. «Le ragazze del giorno d'oggi non hanno un briciolo di resistenza», disse. Miss Marple la guardava senza capire. «Parlo di mia nipote Joanna», aggiunse la signora Rissell e il porter. «Perché? Non sta bene?» «Dice di no. Non capisco che cosa possa avere». Sostiene che ha il mal di gola e le pare che le stia venendo la febbre, tutte sciocchezze. Oh, mi dispiace, disse Miss Marple, posso fare qualcosa per lei? Io direi di lasciarla nel suo brodo, rispose la signora Risley Porter, secondo me sono tutte storie. Miss Marple la guardò ancora una volta con l'aria di non capire. Le ragazze sono così sciocche, non fanno altro che innamorarsi. Emily Price? Le domandò Miss Marple. Ah, vedo che l'avete notato anche voi. Sì, quei due si sono presi una cotta, a quanto pare. Lui non mi va troppo a genio, con quei capelli lunghi e la mania delle contestazioni. E io, come la caverò da sola, con tutti i bagagli da caricare e scaricare? Ci mancava anche questa, mi pento di averla portata con me. E
nel pensare che sembrava tanto premurosa. Sì, tranne negli ultimi 2 giorni, le ragazze non si rendono conto che le persone di una certa età hanno bisogno di assistenza. Lei e quella Emilie vogliono andare a vedere non so bene che cosa, a una dozzina di chilometri da qui, e vogliono andarci a piedi. Ma se ha mal di gola e la febbre? Ah, spariranno tutte e due non appena il pullman si mette in moto, vedrete, se no non ho ragione, disse la signora Risley Porter. Oh, adesso dobbiamo andare ai nostri posti. Arrivederci, Miss Marple. È stato un piacere conoscervi. Mi spiace che non veniate con noi. Mi spiace anche a me, ma purtroppo non sono giovane e forte come voi, signora Risley Porter. Dopo lo shock dell'altro giorno sento di aver bisogno di 24 ore di riposo. Si strinsero la mano, la signora Risley Porter salì sul pullman. Una voce alle spalle di Miss Marple disse: Buon voyage, che liberazione! Miss Marple si voltò e si trovò faccia a faccia con Emily in Price, sorridente. Lo dicevate per la signora Risley Porter? Sì, per chi altri? Ho sentito che Joanna non sta bene. Mi dispiace. Emily sorrise ancora. Starà subito meglio, disse. Non appena questo pullman se ne sarà andato. Oh, vorreste dire? Sì, voglio proprio dire che Joanna ne ha abbastanza di quel tiranno di sua zia, le spiegò Emily. Allora voi non partite? No, mi tratterrò un paio di giorni. Voglio fare qualche escursione nei dintorni. Non fate quella faccia, Miss Marple. In realtà non ci disapprovate affatto, vero? Beh, queste cose succedevano anche ai miei tempi. I pretesti erano diversi e per noi era meno facile spuntarlo. Il colonnello Walker e la moglie si avvicinarono per stringere la mano a Miss Marple. Sono stato lieto di conoscervi e di avere avuto la possibilità di fare 2 chiacchiere, sulla floricoltura, disse il colonnello. Se non succedono altri imprevisti, dopodomani dovremo vedere qualcosa di molto interessante. Che peccato che sia successa quella terribile disgrazia. Perché secondo me si è trattato appunto di una disgrazia. Credo che il magistrato inquirente esageri con la prudenza. È strano, disse Miss Marple, che nessuno si sia fatto avanti. Se è stato qualcuno a smuovere i massi, penso che lo avrebbe confessato. Hanno paura delle conseguenze, è naturale, commentò il colonnello Walker. Non diranno un bel niente a nessuno, ecco che cosa faranno. Beh, arrivederci. Vi manderò una piantina, di magnolia, ma non sono sicuro che crescerà bene anche dove abitate voi. Salirono sul pullman, Miss Marple si voltò e vide il professor Wanstead che salutava quelli che erano saliti. Arrivò anche la signora Sanborn che si accomiatò da Miss Marple e salì a sua volta. Miss Marple prese sotto braccio il professore. Ho bisogno di voi, gli disse. Non possiamo cercare un posticino tranquillo dove si possa parlare in pace? Potremmo andare dove eravamo l'altro giorno. Qui dietro ci deve essere una bella veranda. Svoltarono l'angolo dell'albergo, si udì un'allegra strombazzata di clacson e il pullman partì. Preferirei che non aveste deciso di restare, disse il professore. Vi avrei visto più volentieri salire su quel pullman. Perché vi trattenete? Il suo sguardo era severo. Siete stanca o il motivo è un altro? È un altro, rispose Miss Marple. Ho preso come pretesto la stanchezza perché la mia età è comprensibile. Sarebbe meglio che restassi per tenervi d'occhio. No, non c'è bisogno. Voi avete altre cose da fare. Quali cose? Il professore la guardava senza capire. Avete scoperto qualcosa di importante? Credo di sì, ma non ne sono ancora sicura. Ci sono cose che da sola non posso fare e credo che voi possiate aiutarmi, dato che siete in contatto con le autorità. Alludete a Scotland Yard, ai commissari di polizia e ai direttori dei penitenziari? Esattamente. E anche al Ministero dell'Interno. Evidentemente vi sono venute delle idee. Bene, che cosa desiderate che faccia? Prima di tutto vi devo dare un indirizzo. Tolse dalla borsa un taccuino, ne strappò una pagina e gliela porse. Che cos'è? Ah, un noto istituto di beneficenza, mi pare.
Uno dei più grossi, spiegò Miss Marple, fanno del gran bene al prossimo. Vi si mandano degli indumenti di lana per donna e per bambino. Che cosa volete? Che mandi il mio contributo? No, ci interessa soltanto per risolvere il nostro problema attuale. In che modo? Voglio che vi informiate su un certo pacco. È stato spedito 2 giorni fa da qui, da Jocelyn St. Mary. Chi l'ha spedito? Voi? No, rispose Miss Marple, anche se ho sostenuto di essere stata io. Che cosa significa questa storia? Significa, rispose Miss Marple con un sorriso, che sono entrata nell'ufficio postale e ho spiegato all'impiegata, un po' confusamente, dato che sono vecchia, che avevo pregato una persona di spedirmi un pacco e che ci avevo messo l'indirizzo sbagliato. Ho finto di essere molto preoccupata. L'impiegata si ricordava di quel pacco, rammentava pure che l'indirizzo non era lo stesso che dicevo io. Ma quello che vi ho dato poco fa, l'ho detto che mi ero confusa perché mi capita di spedire pacchi in tutti e due i posti. Lei mi ha spiegato che ormai era troppo tardi per rimediare, dato che il pacco era già partito. Allora io ho detto che avrei mandato una lettera a quell'istituto di beneficenza per spiegare l'errore e li avrei pregati di inoltrare il pacco all'altro indirizzo. Un trucco piuttosto complicato. Beh, qualcosa dovevo pur dire. Naturalmente, mi guardo bene del fare come ho detto. Vi occuperete voi della faccenda. Bisogna scoprire che cosa conteneva quel pacco. Sono sicura che ci riuscirete. Pensate di trovare qualcosa che vi consenta di capire chi è il mittente? No, probabilmente ci sarà un biglietto d'accompagnamento firmato un amico, oppure porterà un nome o indirizzo falso. Potrebbe essere scritto per esempio Mary Pippin, 14 Westbourne Grove. Se qualcuno si prendesse la briga di cercare questa persona all'indirizzo indicato, scoprirebbe che questa Mary Pippin non esiste. Altre alternative? Potrebbe esserci un biglietto che dice dalla signorita Thea Bradbury Scott. È stata lei a portarlo alla posta, interrompe Miss Marple. Siete stata voi a chiederle di portarlo? No, ho visto quel pacco l'altro giorno quando Antea è passata davanti al cinghiale d'oro mentre noi due stavamo chiacchierando. E allora siete andata all'ufficio postale e avete sostenuto che il pacco era vostro? Esatto, rispose Miss Marple. Naturalmente non era vero, negli uffici postali ci vanno cauti prima di dare informazioni e così ho dovuto ricorrere a questo spediente per scoprire che fine aveva fatto il pacco. Ho capito. Va bene, credo che riuscire a fare ciò che mi chiedete. Pensate che in questo pacco ci sarà qualcosa di interessante? Credo di sì. Vi piace mantenere i segreti, vero? Le domandò il professore. No, non si tratta di segreti, è solo che non sono sicura di niente. Non mi va di darvi spiegazioni perché potrei sbagliarmi. C'è altro? Credo che bisognerebbe avvertire chi di dovere c'è che credo che bisognerebbe avvertire chi di dovere che c'è un altro cadavere da cercare. Un altro cadavere? Sì, rispose Miss Marple, ne sono sicura. E chi sarebbe? Finora la mia è soltanto una congettura. Avete idea di dove possa trovarsi questo cadavere? Oh sì, adesso so dov'è. Ma mi occorre dell'altro tempo prima che possa dirvelo. E di chi sarebbe questo cadavere? Di un uomo o di una donna? Le ragazze scomparse sono due, non dobbiamo dimenticare Nora Broad. È sparita senza lasciare tracce. Credo che il suo cadavere sia in un certo luogo. Il professor Wasted la guardava allibito. Sapete una cosa? Più vi sento parlare, meno mi va di lasciarvi qui da sola. Con tutte le idee che avete per la testa, non vorrei che vi metteste nei guai, a meno che si interrompa, a meno che non siano tutte stupidaggini. Era questo che stavate per dire? No, non intendevo questo, ma se sapete troppe cose potrebbe essere pericoloso per voi. È meglio che resti per tenervi d'occhio. No, voi dovete andare a Londra a mettere in moto altri ingranaggi.
Dalle vostre parole ho avuto l'impressione che sappiate molte cose, Miss Marple. In effetti, credo di saperne molte, ma devo assicurarmene. Potrebbe essere l'ultima volta che vi assicurate di qualcosa, Miss Marple. Non ci serve un terzo cadavere, il vostro. Oh, non mi succederà nulla. Se le vostre teorie si dimostreranno esatte, potreste essere in pericolo. Sospettate di qualcuno in particolare? Sì, e appunto è per questo che devo restare. Una volta mi avete chiesto se fiutavo il male nell'aria. Lo sento adesso. In questo preciso momento sento il male, il pericolo, la infelicità, la paura. Devo assolutamente agire. Farò il possibile, ma alla mia età non si può pretendere molto. Il professore Wanstead si mise a contare ad alta voce. 1, 2, 3, 4. Che cosa state contando? Mi domandò Miss Marple. Le persone che sono partite col pullman evidentemente non vi interessano, altrimenti non sareste rimasta qui. E perché dovrebbero interessarmi? Dicevate che il signor Raphael vi ha mandato sul pullman per una ragione ben precisa, così come vi ha fatto ospitare al vecchio maniero, per qualche motivo particolare. La morte di Elizabeth Temple è collegata alle persone che se ne sono andate col pullman, ma se restate qui vuol dire che per il momento vi interessa di più il vecchio maniero. Vi sbagliate, professore. Tra il pullman e il vecchio maniero esiste una relazione. Per esservi più precisa, prima ho bisogno di sapere determinate cose. Pensate di riuscire a far parlare qualcuno? Lo spero. Perderete il treno se non vi sbrigate. State in guardia, le raccomando al professore. Non preoccupatevi. La porta dell'atrio si aprì. Uscirono due persone, la signorina Cook e la signorina Barrow. Salve, disse il professore. Credevo che foste ripartite col pullman. Abbiamo cambiato idea all'ultimo momento, rispose allegramente la signorina Cook. Sapete, abbiamo scoperto che esistono dei posti bellissimi da vedere da queste parti. Per esempio, una chiesa con un'interessante facciata sassone si trova a una decina di chilometri da qui. Credo che ci si possa andare anche in autobus. Le ville e i giardini ci interessano, ma anche l'architettura delle chiese. Anche a me, disse la signorina Varro. E poi c'è Finlay Park a poca distanza da qui. Abbiamo pensato di trattenerci un paio di giorni. Vi fermate al Cinghiale d'Oro? Sì, fortunatamente siamo riusciti a trovare una magnifica stanza a due letti, migliore di quella che abbiamo avuto finora. Perderete il treno, ripeté Miss Marple. E spero proprio di no, disse il professore. Che voi starò benissimo, non preoccupatevi, tagliò corto Miss Marple. Che persona gentile, aggiunse quando il professore scomparve oltre l'angolo, e pensare che potrei essere sua nonna. È stata una shock terribile quella disgrazia, disse la signorina Cook. Vi va di venire con noi a visitare St. Martin's in the Grove? Siete molto gentile, ma oggi non mi sento in vena di fare escursioni. Magari verrò domani, se c'è qualcosa di interessante da vedere. Bene, allora vi dobbiamo salutare. Miss Marple sorrise e rientrò in albergo. 20. Miss Marple comincia a vederci chiaro. Dopo pranzo, Miss Marple uscì sul terrazzo a bere il caffè. E stava sorseggiando la seconda tazza quando sulle scale apparve una donna alta e snella che le si avvicinò e le rivolse la parola. Era Antea Bradbury Scott. Oh, Miss Marple, abbiamo appena saputo che non siete partita col pullman. Pensavamo che foste andata con gli altri. Non immaginavamo che avreste deciso di fermarvi qui. Clotilde e Lavinia mi hanno mandato a dirvi di tornare da noi al vecchio maniero. Sono sicura che vi troverete meglio. Qui c'è un grande andarivieni, soprattutto il sabato e la domenica. Saremmo molto contente se tornaste da noi. Quando ebbe finito di parlare, Antea era senza fiato. Siete molto gentile, disse Miss Marple. In principio pensavo di ripartire col pullman, se non fosse stato per quella disgrazia, ma dopo quel che è successo non mi va di proseguire il viaggio.
Preferisco passare almeno una notte qui per potermi riposare. Starete più comoda da noi, o almeno faremo del nostro meglio per mettervi a vostro agio. Oh, su questo non c'è dubbio. Sono stata molto bene a casa vostra. E poi è così bella, non si può certo paragonare all'albergo. Allora venite subito via con me. Se volete, posso andarvi a preparare la valigia. Vi ringrazio molto, ma la posso fare da sola. Posso venirvi a dare una mano? Grazie, siete molto gentili. Salirono nella stanza di Miss Marple. Antea riunì frettolosamente la sua roba. Miss Marple, che era piuttosto pignola, si mordeva le labbra per non esplodere e si sforzava di sorridere, ma intanto pensava: possibile che non sappia piegare niente nel modo giusto? Poi Antea si procurò un facchino dell'albergo e gli chiese di portare la valigia fino al vecchio maniero. Miss Marple gli diede una mancia adeguata e raggiunte le altre due sorelle, si profuse di nuovo in ringraziamenti. Le tre sorelle, pensava, eccoci qui di nuovo. Si accomodò nel salotto e chiuse un attimo gli occhi. Fingeva di essere rimasta senza fiato. Alla sua età sarebbe parso naturale. E dopo tutto, Antea e il facchino avevano camminato di buon passo. In realtà, aveva bisogno di qualche minuto di raccoglimento per riordinare le idee e per capire che effetto le faceva tornare in quella casa. C'era nell'aria qualcosa di sinistro? No, più che altro si sentiva una grande infelicità, così profonda da far quasi paura. Riaprì gli occhi e guardò le due donne presenti nella sala. La signora Glynne era appena uscita dalla cucina ed era entrata in quel momento nel salotto. Aveva in mano un vassoio del tè. Il suo aspetto non era affatto cambiato, sembrava serena, forse anche troppo. Nel corso della sua vita aveva imparato a nascondere perfettamente le proprie emozioni e i propri sentimenti. Miss Marple spostò lo sguardo su Clotilde. Ancora una volta le venne spontaneo pensare a Clitemnestra, visto che non si era mai sposata, non aveva certamente ammazzato il proprio marito. Pareva altrettanto poco probabile che avesse ucciso una ragazza alla quale aveva voluto molto bene. Dell'amore di Clotilde, per Verity, non dubitava minimamente. Lei stessa l'aveva visto con le lacrime agli occhi quando aveva nominato la ragazza. E Antea? Era stata lei a portare il pacco all'ufficio postale e ad andarla a prendere in albergo. Era certamente una donna nervosa e molto, molto strana. L'espressione dei suoi occhi era inquieta. Insolito il suo modo di guardarsi sempre alle spalle. Dava l'impressione che avesse costantemente paura, ma di che cosa? Forse era una psicopatica e temeva che la rimandassero in qualche istituto per malati di mente dove aveva già trascorso parte della sua vita. Temeva che le sue due sorelle potessero decidere che era imprudente tenerla in casa. Oppure erano le altre due ad avere paura di lei. Antea era imprevedibile. Non era facile immaginare che cosa potesse fare o dire da un momento all'altro, quando uno meno se lo aspettava. Comunque, una cosa era certa: in quella casa si respirava un'aria malsana. Mentre sorseggiava il tè, Miss Marple si chiedeva dove fossero la signorina Cook e la signorina Barrow. Chissà se erano andate davvero a visitare quella chiesa. Era strano che fossero venute a St. Mary Mead solo per vedere lei, in modo da poterla riconoscere in un secondo tempo. E poi durante il viaggio avevano finto di non averla mai vista. La signorina Glynne portò via il vassoio del tè. Antea uscì in giardino e Miss Marple rimase sola con Clotilde. Credo che conosciate un certo arcidiacono Barbasson, oppure sbaglio? Sì, rispose Clotilde. Ieri era in chiesa durante il servizio funebre. Lo conoscete anche voi? No, ma è venuto al Cinghiale d'Oro per parlare con me. Precedentemente era passato all'ospedale per avere notizie della povera Elizabeth Temple. Voleva sapere se la signorina Temple aveva lasciato un messaggio per lui. Mi risulta che la poveretta aveva intenzione di andarlo a trovare. Vi ho detto che effettivamente ho visto la signorina Temple, ma che
che purtroppo non ho potuto far altro che restarmene seduta al suo capezzale. Aveva perduto i sensi e non li ha più riacquistati. Quindi non vi ha saputo spiegare che cosa le è successo? Domandò Clotilde. Lo chiese senza dimostrare eccesso di interesse. Miss Marple si domandava se fingesse, ma le pareva di no. Aveva piuttosto l'impressione che fosse assorta in altri pensieri. Pensate che sia stata una disgrazia o credete che ci sia qualcosa di vero nel racconto della nipote della signora Risley Porter? Pare che abbia visto una persona intenta spingere un masso. Se dice di aver visto qualcuno, immagino sia vero, rispose Clotilde. Lo sostiene anche il giovanotto. Però non è d'accordo su alcuni particolari, forse è comprensibile. Clotilde appariva pensierosa. Mi sembrate poco convinta, Miss Marple. Infatti, mi è più facile credere all'ipotesi della disgrazia, a meno che. Che cosa? Stavo pensando. In quel momento tornò la signora Gline. A che cosa stavate pensando? Parlavamo della disgrazia, le spiegò Clotilde. Ma chi? È strana. La storia che hanno raccontato quei due ragazzi, mormorò Miss Marple. Anche in questa casa c'è qualcosa di strano, disse inaspettatamente Clotilde. Una specie di ombra. C'è sempre stata da quando è morta Verity. Guardò Miss Marple. Non pare anche voi, non avete l'impressione che su questa casa gravi un'ombra? Non saprei, rispose Miss Marple. Per voi è diverso perché abitate qui da tanti anni e perché conoscevate Verity. Essendo l'arcidiacono Brabazon era una cara ragazza e anche molto bella. È vero, sentì Clotilde. Mi dispiace non averla conosciuta meglio, disse la signora Gline. A quell'epoca mi trovavo all'estero. Mio marito e io una volta siamo tornati in Inghilterra per breve periodo, ma siamo rimasti quasi sempre a Londra. Venivamo qui di rado. Antea tornò nel salotto. Aveva in mano un grosso mazzo di gigli. Fiori per i morti, disse. Ecco che cosa. Dovremmo raccogliere oggi. Li metto in un vaso, fiori per i morti. E scoppiò in una risata nervosa, quasi isterica. Smettila, Antea, le rimproverò Clotilde. Non sta bene ridere su queste cose. Vado a metterli nel vaso, disse Antea allegramente. Insomma, disse la signora Gline, mi pare che Antea stia esagerando, concluse Clotilde. Miss Marple finse di non sentire. Prese in mano una scatola smaltata e la osservò con un certo interesse. Adesso probabilmente romperà il vaso, mormorò Lavinia, uscendo dal salotto. Siete preoccupata per vostra sorella Antea? Domandò Miss Marple. È sempre stata un po' strana. È la più giovane. Da ragazza era delicata di salute, ma poi è peggiorata. Non si rende conto della gravità delle cose. Le vengono queste crisi isteriche che le fanno ridere quando non sarebbe assolutamente il caso. Noi non vorremmo mandarla via, bisognerebbe curarla, ma credo che non sarebbe facile convincerla ad andarsene da casa. E questa è anche casa sua, naturalmente, anche se a volte è difficile. La vita è piena di difficoltà, sentenziò Miss Marple. Lavinia vorrebbe andarsene, disse Clotilde. Parla di tornarsene all'estero, magari a Taormina. Ci è rimasta parecchi anni con il marito e le piaceva moltissimo. Ormai è con noi da parecchio tempo, ma evidentemente le è rimasto il desiderio di viaggiare. Certe volte mi viene il dubbio che non gli piaccia vivere sotto lo stesso tetto con Antea. Purtroppo sono cose che succedono, commentò Miss Marple. So di altre famiglie che hanno lo stesso problema. Ha paura di Antea, le spiegò Clotilde. Una gran paura. Io mi affretto a ripeterle che non è il caso. Antea è soltanto un po' sciocca, dice le cose più strane, ma non credo che sia pericolosa. Voglio dire, oh, non so più neanche quel che dico. Comunque, non è il caso di aver paura di lei. Non ha mai combinato guai? Chiese Miss Marple. No, mai niente. A volte è di pessimo umore, oppure le capita di prendere qualcuno in antipatia. È un po' gelosa, mi pare. Forse sarebbe meglio che vendessimo la casa e ce ne andassimo.
Deve essere duro per voi vivere qui con tutti i ricordi. Sì, è vero. Non posso fare a meno di ripensare a quella cara ragazza. Per me era come una figlia. In realtà sua madre era una delle mie migliori amiche. La ragazza era molto intelligente, aveva uno spiccato senso artistico. Sapeva disegnare molto bene e si esercitava spesso. Ero orgogliosa di lei. E poi è accaduta quella cosa orribile. Quel ragazzo non era sano di mente. Alludete al figlio del signor Raffaele. Almeno non fosse mai venuto in questa casa, ma purtroppo è andata così. Lui si trovava in quest'angolo di mondo e suo padre ci ha pregato di invitarlo. Era un bel ragazzo, sapete, ma era un delinquente nato. Un cattivo soggetto. Era stato 2 volte in prigione e aveva messo nei guai alcune ragazze. Non pensavo che Verity. Una semplice infatuazione. Immaginavo che capiti a tutte le ragazze della sua età. Si era infatuata di lui, non pensava ad altro, non voleva sentir parlare male di lui. Sosteneva che tutto quel che gli era capitato non era stato per colpa sua. Sapete che cosa dicono le ragazze in questi casi? Ce l'hanno tutti con lui. Dicono tutte così. Alla fine ci si stanca di ripetere sempre le stesse cose. Possibile che non si riesca a farle ragionare? Effettivamente non hanno buon senso, conviene, Miss Marple. Non mi voleva ascoltare. Ho cercato di allontanare quel ragazzo da casa nostra. Gli ho detto chiaro e tondo che non doveva farsi vedere mai più. Naturalmente era una soluzione stupida. L'ho capito quando era troppo tardi. Significava soltanto che dovevano trovarsi fuori di casa. Non so dove, cambiavano sempre posto. Lui l'aspettava da qualche parte in macchina e la riportava a casa tardi. Un paio di volte è rientrata al mattino successivo. Le ho detto che non si poteva andare avanti così. Ho cercato di farle capire che dovevano smetterla, ma non c'è stato niente da fare. Verity non mi dava retta. Quanto a lui, non ci speravo nemmeno. Lei voleva sposarlo? Le domandò Miss Marple. No, non credo che fosse arrivata a quel punto e nemmeno lui doveva pensare al matrimonio. Mi dispiace per voi, mormorò Miss Marple. Dovete aver sofferto molto. Sì, e il peggio è stato quando ho dovuto andare a identificare il cadavere. Era passato molto tempo dal giorno in cui era scomparsa. Pensavamo che fosse scappata con lui e che prima o poi avremmo ricevuto sue notizie. La polizia aveva preso la cosa molto sul serio. Aveva affermato Mike che le lo aveva interrogato. La sua versione non coincideva con le varie testimonianze della gente e poi l'hanno trovata molto lontana da qui, a una quarantina di chilometri in una strada dove non passava mai nessuno. Sì, ho dovuto andare all'obitorio a identificare il cadavere. Uno spettacolo orrendo. Bisognava vedere di che crudeltà aveva dato prova l'assassino. Perché le ha fatto questo? Non sarebbe stato sufficiente strangolarlo? Non posso più parlarne, non ce la faccio. Le lacrime le rigavano le gote. Le rigavano le gote. Mi spiace per voi, disse Miss Marple, mi spiace moltissimo. Clotilde aveva alzato gli occhi e la fissava. Eppure ancora non vi ho detto il peggio. E cioè? Non lo so, si tratta di Antea. Cosa ha fatto? A quell'epoca era tanto strana, era molto gelosa, spesso se la prendeva con Verity, la guardava come se la odiasse. Qualche volta mi è venuto il sospetto. No, non posso dire questo di mia sorella, ma era capace di far del male. No, non può essere vero, però Antea non è normale. Devo affrontare la realtà. Quando era giovane sono capitate delle cose strane con gli animali. Una volta avevamo un pappagallo che parlava, diceva un mucchio di cose sciocche, le solite stupidaggini che dicono i pappagalli, e lei l'ha preso e gli ha torto il collo. Da quella volta mi è rimasta l'impressione di non potermi fidare di lei. Non mi sono più sentita sicura, mai più. Oh mio Dio, sto diventando isterica anch'io. Su, su, mormorò Miss Marple, non pensate più a queste cose. No, è già terribile sapere che Verity è morta e che è morta in una maniera atroce. Comunque, col ragazzo non nuocerà più a nessuno.
lo hanno condannato all'ergastolo. Non potrà più far del male. Strano che l'abbiano giudicato sano di mente. Avrebbero dovuto mandarlo a Broadmoor. Sono sicura che non era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali quando l'ha uccisa. Si alzò e uscì dal salotto. Nello stesso istante arrivò la signora Green. Non fate caso a mia sorella, disse. Clotilde non è stata più la stessa da quando è accaduta la disgrazia. Voleva un gran bene a Verity. Mi è sembrata piuttosto preoccupata per la signorina Antea. Per Antea? Non è il caso. Antea è un po' svampita e a volte ha delle allucinazioni, ma non credo che Clotilde abbia motivo di preoccuparsi. Avete visto? C'è qualcuno là fuori. Sulla porta finestra apparvero due donne. Oh, scusateci, disse la signorina Barrow. Stavo facendo il giro della casa per vedere se riuscivamo a trovare Miss Marple. Abbiamo sentito che era venuta a stare con voi e volevamo sapere. Ah, eccovi qui, cara Miss Marple. Volevamo dirvi che questo pomeriggio non siamo andate a vedere la chiesa, pare che sia chiusa per restauro. Così per oggi rinunciamo a fare escursione e rimandiamo tutto a domani. E spero che ci perdonerete di essere passate da questa parte. Abbiamo suonato il campanello, ma probabilmente è guasto perché non l'abbiamo sentito. A volte non funziona, disse la signora Glynne. È un campanello capriccioso, certe volte suona e certe altre no. Ma accomodatevi, prego. Non sapevo che anche voi aveste deciso di non proseguire. No, abbiamo pensato di vedere bene i dintorni, visto che ormai siamo qua. Non ci andava di proseguire il viaggio, dopo quel che è successo l'altro giorno. Posso offrirvi dello sherry? Domandò la signora Glynne. Uscì dal salotto e tornò quasi subito. Con lei c'era Antea, ora perfettamente calma, che portava i bicchieri e la bottiglia dello sherry. Si sedettero l'una accanto all'altra. Sarei curiosa di sapere, disse la signora Glynne, che cosa succederà adesso per il caso della signorina Temple. È possibile capire che cosa ne pensa la polizia? Visto che hanno rinviato l'inchiesta, penso che non abbiano le idee chiare. Forse hanno dei dubbi sulle cause che hanno provocato la morte. Non credo, disse la signorina Varro. La commozione cerebrale è stata indubbiamente provocata dal masso che l'ha travolta. Su questo non c'è dubbio. Resta da vedere se il masso è rotolato giù da solo oppure se è stato qualcuno a spingerlo. Oh, non è possibile, esclamò la signorina Cook. Chi vuoi che abbia spinto il masso? E poi, per quale motivo avrebbe dovuto farlo? Io sono più propensa a credere che l'abbiano fatto cadere involontariamente, chissà, forse qualcuno. Qualcuno del nostro gruppo? La prevenne Miss Marple. Beh, non ho detto questo, rispose la signorina Cook. Non l'avete detto, ma non si può fare a meno di pensarlo. Una spiegazione deve pure esserci. Se quelli della polizia sono sicuri che non si tratta di un incidente, allora deve pure esserci un responsabile. La signorina Temple non era conosciuta da queste parti e perciò la gente del posto non c'entra, il che vuol dire che dobbiamo cercare fra quelli del nostro gruppo, disse Miss Marple concludendo con una risatina nervosa tipica delle persone anziane. Ma che dite? Sì, avete ragione, non bisognerebbe dire queste cose, ma i delitti spesso sono interessanti, sapete? Succedono le cose più incredibili. Avete qualche sospetto, Miss Marple? Mi piacerebbe saperlo, disse Clotilde. È chiaro che si fanno delle congetture. Quel signor Caspare, esclamò la signora Anna Cook, non mi è mai piaciuto fin dal primo momento che l'ho visto. Pareva un agente segreto. A guardarlo si aveva l'impressione che fosse venuto in Inghilterra per capirci qualche importante formula chimica. Non credo proprio che da queste parti ci siano delle formule chimiche da carpire, disse la signora Green. Certo che non ce ne sono, dichiarò Antea. Forse è stato un criminale ucciderla, qualcuno che la seguiva. Sciocchezza, lo interrompe Clotilde. Era stata direttrice di una scuola, un'ottima scuola. Chi poteva avere un movente per ucciderlo? Oh, non saprei. Forse era diventata un po' strana, azzardò Antea. Sono sicura che Miss Marple ha qualche idea, disse la signora Glynne. Qualcuna
Ce l'ho, ammise Miss Marple. A me sembra che, secondo me, le uniche persone. Oh, com'è difficile esprimere certi concetti. Voglio dire che i sospetti cadono su due persone soltanto. Potrei benissimo sbagliare perché sono due persone simpaticissime, ma non è logico sospettare di nessun altro se non di loro due. A chi alludete? La vostra ipotesi mi pare molto interessante. Queste cose non dovrei dirle, tanto più che è soltanto una mia congettura. Chi pensate che possa essere stato a far rotolare quel masso? Chi credete che sia la persona che hanno visto Joanna e Emily in Price? Secondo me non hanno visto nessuno. Non capisco, mormorò Antea. Io credo che abbiano inventato tutta la storia. Per quale motivo? Per fare uno scherzo o per qualche altra ragione? I giovani d'oggi fanno le cose più assurde, gli scherzi più incoscienti, buttano la sabbia negli occhi agli animali, rompono le finestre delle ambasciate e si divertono a menar le mani. Chi è capace di prendere a sassate il prossimo? I giovani. Joanna ed Emil Price erano gli unici due giovani della comitiva. Quindi, secondo voi, sono stati loro a far rotolare giù il masso? Sono gli unici che possono averlo fatto. Non siete d'accordo? Pensa un po', mormorò Clotilde. Non ci sarei mai arrivata da sola. Potreste aver ragione voi, Miss Marple. Anche se io quei due non li ho mai visti, non li conosco affatto. Sono simpatici, disse Miss Marple. Joanna mi sembra una ragazza molto attiva e in gamba, capace di fare qualsiasi cosa, le suggerì Antea. Stai zitta, Antea, la redarguì Clotilde. Sì, un tipo sveglio, riprese Miss Marple. Per provocare deliberatamente la morte di un essere umano bisogna essere in gamba, altrimenti si rischia di essere smascherati. Comunque, in questo caso sarebbero colpevoli entrambi, disse la signorina Varro. Certamente, rispose Miss Marple. Erano d'accordo e hanno raccontato più o meno la stessa storia. Sono i maggiori indiziati, questo è un fatto. Erano fuori dal raggio visivo degli altri, tutti quanti camminavano più basso. Loro due sono arrivati in cima alla collina e hanno spinto giù il masso. Forse non intendevano uccidere la signorina Temple. Il loro era un gesto di ribellione, una bravata di an da anarchici. E poi hanno dichiarato di aver visto qualcuno sopra di loro. E hanno persino descritto com'era vestita, questa persona. A sentirle si direbbe che indossasse un costume da carnevale. Secondo me hanno mentito, non dovrei dirlo, ma questo è il mio punto di vista. La vostra mi pare un'ipotesi interessante, disse la signora Gline. Che ne pensi, Clotilde? Credo che Miss Marple potrebbe aver ragione. Io non ci avrei mai pensato. Bene, disse la signorina Cook, alzandosi, noi dobbiamo tornare al cinghiale d'oro. Venite con noi, Miss Marple. No, mi sono dimenticata di dirvelo, rispose Miss Marple. La signorina Bradbury Scott è stata tanto gentile di invitarmi a restare ancora una notte o due in casa sua. Ne sono contenta per voi, stareste certamente molto più comoda qui. Questa sera in albergo è arrivata una comitiva piuttosto rumorosa. Perché non tornate dopo cena e prendete il caffè con noi? Propone Clotilde. È una bella serata. Non possiamo invitarvi a cena perché non abbiamo abbastanza in casa per tutti, ma se volete venire a prendere il caffè. Vi ringrazio, disse la signorina Cook. Va bene, vuol dire che approfitteremo della vostra ospitalità. 21. L'orologio batte le 3. La signorina Cook e la signorina Barrow arrivarono alle 9 meno un quarto. La prima indossava un abito di pizzo beige e la seconda un vestito verde oliva. Durante la cena, Antea aveva chiesto a Miss Marple qualche informazione sul conto delle due signorine. Mi pare strano che abbiano preferito restare, aveva detto. A me invece pare naturale. Devono avere un piano ben preciso, aveva commentato Miss Marple. Che cosa intendete dire? Le aveva domandato la signorina Gline. Che a mio avviso sono pronte ad affrontare qualsiasi imprevisto. Che cosa significa? Le aveva chiesto Antea con un certo interesse. Che in caso di omicidio sapevano già che cosa fare?
Preferirei che non chiamassi omicidio la morte della povera signorina Temple, l'aveva rimproverata la signora Green. Ma è chiaro che si tratta di omicidio, aveva insistito Antea, anche se non capisco chi potesse desiderare la sua morte. Forse qualche suo ex alunno, che la odiava e che aveva giurato di vendicarsi. Pensate che l'odio possa durare per tanto tempo? L'aveva domandato Miss Marple. Io credo di sì, credo che si possa odiare qualcuno per anni. Io invece penso che l'odio non resista tanto a lungo. Ci si può sforzare per tenerlo sveglio, ma è impossibile riuscirci. L'odio non è un sentimento tenace come l'amore. Non vi è mai venuto il sospetto che possano essere state la signorina Cook e la signorina Barrow? O magari tutte e due assieme a commettere il delitto? Perché avrebbero dovuto farlo? Aveva replicato la signora Gline. Non dire sciocchezze, Antea. A me hanno dato l'impressione di essere due bravissime persone. Secondo me hanno un qualcosa di misterioso, aveva insistito Antea. Tu che ne pensi, Clotilde? Forse hai ragione, aveva risposto quest'ultima. A me sono sembrate piuttosto artefatte. Non so se capite che cosa intendo. Hanno l'aria sinistra, aveva aggiunto Antea. Tu hai sempre avuto troppa fantasia, aveva ribattuto la signora Gline. Comunque, loro due camminavano in basso rispetto a tutti gli altri. Mi pare non le avete viste anche voi. La donna era rivolta a Miss Marple. No, io non potevo vederle. E perché? Quel giorno Miss Marple non era con gli altri. Le aveva risposto Clotilde, era rimasta qui da noi. Già, me ne ero dimenticata. Ho passato una giornata molto serena che mi è piaciuta moltissimo, aveva detto Miss Marple. Ho passeggiato in giardino. Domattina vorrei tornarci per dare un'occhiata a quei fiori bianchi che stanno in fondo, vicino alla serra. L'altro giorno cominciavano a sbocciare. Domani dovrebbero essere meravigliosi. Non dimenticherò mai quel punto del vostro giardino, è incantevole. Io lo odio, aveva detto Antea. Preferirei toglierli e ricostruire la serra. Se mettiamo da parte un po' di soldi, forse ce la faremo, vero Clotilde? No, non faremo niente di tutto questo. Non voglio che si tocchi quell'angolo del giardino. E poi, a che cosa ci servirebbe la serra? Perché la vita ricomincia a dar frutti, bisognerebbe aspettare degli anni. Basta, aveva tagliato corto la signora Aline. Non si può continuare a discutere sempre la stessa cosa. Andiamo nel salotto. Fra poco arriveranno le nostre ospiti a prendere il caffè. A quel punto arrivarono la signorina Cook e la signorina Varro. Clotilde andò a prendere il vassoio con le tasse del caffè e le distribuì, lasciando Miss Marple per ultima. La signorina Cook si sporse in avanti. Scusatemi, Miss Marple, ma se fossi in voi non berrei quel caffè. A quest'ora non fa bene. Non riusciresti a dormire. Veramente sono abituata a prenderlo anche di sera. Sì, ma questo è molto forte. Io vi consiglierei di non berlo. Miss Marple guardò la signorina Cook con maggiore attenzione. La donna appariva preoccupata. Un occhio era coperto da una sciocca disordinata di capelli. L'altro lo stava strizzando quasi impercettibilmente. Capisco che cosa volete dire, mormorò Miss Marple. Forse avete ragione voi. A quanto pare ben intendete di dietetica. Sì, qualcosa so sull'argomento. Sono stata anche infermiera per un certo periodo. Davvero? Miss Marple allontanò la tazzina. Immagino che non abbiate nessuna foto di Verity Hunt. L'arcidiacono mi ha parlato molto bene di lei. All'arcidiacono stavano a cuore tutti i giovani, disse Clotilde. Si alzò, attraversò il locale e sollevò la ribalta dello scrittoio. Prese una fotografia e la portò a Miss Marple per fargliela vedere. Questa era Verity, annunciò. Che bel musetto, esclamò Miss Marple. Sì, interessante, fuori del comune. Povera ragazza. È terribile, intervenne Antea. Ora queste cose succedono tutti i giorni. Le ragazze escono con chiunque perché nessuno si cura di loro.
Oggigiorno devono sapere badare a se stesse, aggiunse Clotilde, e non sanno neppure da che parte cominciare. Che Dio le aiuti. Allungò una mano per riprendere la foto che Miss Marple le porgeva. Nel farlo la manica le si impigliò nella tazza del caffè che cade a terra. Oddio, mormorò Miss Marple, è colpa mia. Vi ho urtato il braccio. No, rispose Clotilde, sono stata io con la manica. Forse bevete volentieri un bicchiere di latte caldo al posto del caffè. Grazie, siete molto gentile, rispose Miss Marple. Un bicchiere di latte prima di andare a letto lo prendo sempre volentieri, mi fa dormire bene. Dopo aver scambiato ancora due chiacchiere, la signorina Cook e la signorina Barrow se ne andarono in uno strano modo. Tornarono indietro tutte e due a turno per riprendere qualche oggetto che avevano dimenticato: un foulard, una borsa e un fazzoletto. Un foulard, una borsa e un fazzoletto. Che confusionarie, commentò Antea. Penso che abbia ragione Clotilde, disse la signora Green. Quelle due sembrano irreali. Non so se mi sono spiegata. Sì, rispose Miss Marple, credo di capire. Che cosa intendete dire? Anch'io mi sono fatta un sacco di domande sul loro conto. Per esempio, mi piacerebbe sapere per quale motivo hanno fatto questo viaggio. Chissà se si sono divertite. E avete trovato le risposte a questi interrogativi? Le domandò Clotilde. Credo di sì, disse Miss Marple. Poi aggiunse con un sospiro: ho trovato molte altre risposte. E spero che finora vi siate divertita, riprese Clotilde. Sono contenta di essermi fermata qui, disse Miss Marple. Credo che il resto del viaggio non mi sarebbe piaciuto. Già, vi capisco. Clotilde le portò un bicchiere di latte caldo e l'accompagnò nella sua stanza. Vi serve qualcos'altro? Le domandò. No, grazie, rispose Miss Marple. Ho tutto quel che mi occorre. In questa borsa ho messo tutto il necessario per la notte, così non sono costretta a disfare la valigia. Vi ringrazio infinitamente. Voi e le vostre sorelle siete state molto buone a ospitarmi anche per questa notte. Dopo aver ricevuto la lettera del signor Raffaele, era logico che facessimo del nostro meglio per mettervi a vostro agio. Il signor Raffaele era una persona molto gentile. Sì, il tipo che pensava sempre a tutto e doveva essere anche un uomo intelligentissimo. Era un grande uomo d'affari, a quanto mi risulta. Sì, un uomo in gamba sotto tutti gli aspetti. Bene, adesso me ne vado a letto. Buonanotte, signorina Bradbury Scott. Domattina vi mando sulla prima colazione. Vi piace farla a letto? No, non voglio darvi troppo disturbo. Preferisco scendere io. Prenderò volentieri una tazza di tè. Ma poi voglio andare in giardino a vedere quel rialzo. Tutto coperto di fiori bianchi. Deve essere uno spettacolo meraviglioso. Buonanotte, disse Clotilde. Dormite bene. Nell'anticamera del vecchio maniero, la pendola a colonna che si trovava in fondo alle scale batte le due. Gli orologi della casa non suonavano tutti all'unisono. Qualcuno poi non suonava affatto. Non era possibile che tutti gli orologi antichi di casa funzionassero alla perfezione. Alle tre sorelle, alle 3 della notte, la pendola dell'anticamera batté tre colpi in sordina. Attraverso le fessure della porta filtrava una debole luce. Miss Marple si mise a sedere sul letto e posò una mano sull'interruttore del avant-dure. La porta si aprì molto lentamente. Ora il buio era assoluto. Si sentivano dei passi nella stanza. Miss Marple accese la luce. Oh, siete voi, signorina Bradbury Scott. Avevate bisogno? Sono venuta a vedere se vi serviva qualcosa. Miss Marple la guardava. Clotilde si era infilata una vestaglia rosso porpora. Che bella donna era ancora, nonostante l'età, pensava Miss Marple. Bella di viso e anche di corpo. Una magnifica figura. Miss Marple ripensò ancora una volta alle tragedie greche, in particolare Clitennestra.
Siete sicura di non aver bisogno di niente? No, grazie, rispose Miss Marple. Non ho bevuto neppure il latte, sapete? E perché? Ho pensato che non mi avrebbe fatto bene, rispose Miss Marple. Clotilde era ferma ai piedi del letto e la guardava. Non sarebbe sano, dichiarò Miss Marple. E che cosa volete dire? Ora la voce di Clotilde era aspra. Credo che lo sappiate perfettamente. Lo avete saputo per tutta la sera e forse anche prima. Non capisco di che cosa state parlando. No, nel monosillabo di Miss Marple era una nota ironica. Il latte si sarà certamente raffreddato a quest'ora. Lo porto via e vado a scaldarvene dell'altro. Clotilde allungò una mano e prese il bicchiere di latte dal comodino. Non disturbatevi, le disse Miss Marple. Tanto non lo bevo. Anche se me lo portate. Non capisco dove volete arrivare. Che strano tipo siete. Perché parlate in questo modo? Chi siete? Miss Marple si tolse dalla testa lo scialle di lana rossa, come quello che aveva nelle Indie occidentali. Uno dei miei nomi, rispose, è Nemesi. Nemesi? Che cosa significa? Credo che lo sappiate, siete una donna colta. A volte la Nemesi arriva in ritardo, ma alla fine arriva sempre. Di che cosa state parlando? Di una bella ragazza che voi avete assassinato. Chi avrei ucciso? Che cosa volete dire? Parlo di Verity. E perché avrei dovuto ucciderla? Perché le volevate bene, rispose Miss Marple. Certo che gliene volevo e lei ne voleva a me. Poco tempo fa qualcuno mi ha detto che l'amore è un sentimento pericoloso. Quella persona aveva ragione, volevate troppo bene, Verity. Quella ragazza era tutto per voi, anche lei vi voleva bene, ma un giorno nella sua vita è entrato un altro genere di amore. Si è innamorata di un giovanotto, uno che non era adatto a lei e un poco di buono. Comunque, lei se n'era innamorata e lui la ricambiava. Verity aveva deciso di fuggire, di liberarsi del pesante fardello dell'amore che voi le portavate. Voleva vivere una vita normale con l'uomo che si era scelto. Voleva mettere al mondo dei figli. Voleva sposarsi. Clotilde si avvicinò a una sedia e si sedette, senza distogliere lo sguardo da Miss Marple. A quanto pare avete capito tutto, disse. Sì, è vero. Avete ragione, non lo nego. Del resto, non farebbe nessuna differenza che io negassi o no. Sì, nessuna. Potete immaginare, riuscite a immaginare quanto ho sofferto? Sì, lo immagino, rispose Miss Marple. Ho sempre avuto il dono dell'immaginazione. Che dolore atroce scoprire di dover perdere la persona che si ama di più al mondo per darla a un miserabile delinquente, a un uomo indegno della mia splendida ragazza. Dovevo impedirlo a tutti i costi. Dovevo. Sì, piuttosto che lasciarla andare, avete preferito ammazzarla. L'avete uccisa per il troppo amore. Credete davvero che abbia potuto fare una cosa simile? Credete che sarei riuscita a strangolare la persona che amavo? Credete che sarei stata capace di ridurle la faccia in poltiglia? Soltanto un assassino nato poteva fare una cosa del genere. No, voi non l'avete mai fatto. Convenne, Miss Marple. Le volevate troppo bene. Allora vi rendete conto di aver detto un sacco di sciocchezze? No, lo avete fatto alla ragazza che amavate. Non lo avete fatto alla ragazza che amavate. Questo è accaduto all'altra. Verity è ancora qui, vero? È nel giardino. Non credo che l'abbiate strangolata. Le avrete somministrato una dose eccessiva di sonnifero nel latte o nel caffè e poi, quando è morta, l'avete trascinata in giardino. Avete spostato i mattoni caduti nella serra e avete improvvisato una tomba. Poi l'avete ricoperta di terra. E in seguito ci avete piantato la passiflora, che è cresciuta ogni anno più forte e più invadente. Verity è rimasta sempre qui con voi. Non l'avete mai lasciata andare via.
Voi siete pazza? Siete proprio convinta di potervene andare in giro a raccontare questa storia? Penso di sì, rispose Miss Marple, ma non posso essere sicura. Voi siete forte, molto più forte di me. Meno male che ve ne rendete conto. E poi, non avreste scrupoli, soggiunse Miss Marple. Lo sanno tutti che non ci si accontenta di un solo delitto. Ne ho avuto spesso la prova. Nel corso della mia vita avete ucciso due ragazze, non è forse vero? Avete ammazzato quella che amavate e anche l'altra. Ho ucciso Nora Broad, una sgualdrinella. Come avete fatto a capirlo? Per quel poco che vi conosco, mi è parso poco probabile che aveste potuto strangolare una persona a cui volevate bene, ma nello stesso periodo era scomparsa un'altra ragazza. E il suo cadavere non è stato mai ritrovato. Ho capito che non era vero. Il cadavere era ricomparso, ma non lo avevano riconosciuto. Portava gli abiti di Verity ed è stato identificato dalla persona che conosceva Verity meglio di chiunque altro, cioè voi. E voi avete dichiarato che quello era il cadavere di Verity, ma non era vero. Perché lo avrei fatto? Perché volevate che il ragazzo di cui Verity si era innamorata fosse punito, volevate che lo accusassero di omicidio, così avete sepolto il secondo cadavere in un posto dove non lo avrebbero trovato tanto facilmente. E quando vi hanno mandata a chiamare, avete sostenuto che si trattava di Verity. Le avevate infilato l'abito di Verity, le avevate messo accanto alla sua borsetta qualche lettera, una catenina con la croce. Poi una settimana fa avete commesso il terzo omicidio. Avete assassinato Elizabeth Temple. L'avete uccisa perché era venuta da queste parti e avevate paura di ciò che poteva sapere. Verity forse l'aveva scritto. Se Elizabeth avesse parlato con l'arcidiacono Bravazzone, insieme potevano riuscire a scoprire la verità. Dovevate impedire che Elizabeth si trovasse con l'arcidiacono. Siete una donna molto forte. Non deve essere stato difficile per voi far rotolare giù il masso che ha schiacciato Miss Temple. Magari vi sarà costato un po' di fatica, ma ce l'avete fatta. Siete una donna forte. Abbastanza da occuparmi anche di voi. Non credo che la spunterete. Perché no? Non siete che una vecchietta. Come sperate di cavarvela? È vero, sono vecchia e non ho molta forza, né nelle gambe né nelle braccia, ma non dimenticate che rappresento la giustizia. Clotilde rise forte. Chi mi impedirà di uccidervi? Domandò. Il mio angelo custode, rispose Miss Marple. Avete fiducia in lui, vero? Disse Clotilde, ridendo di nuovo, e avanzò verso il letto. Forse i due angeli custodi, si corresse Miss Marple. Il signor Raffaele aveva l'abitudine di far le cose in grande. Intrufolò una mano sotto il cuscino, la tolse e si portò alle labbra un fischietto che fece un gran baccano. Quel fischio avrebbe potuto attirare l'attenzione di un poliziotto che se fosse trovato in fondo alla strada. Due cose accadero quasi contemporaneamente. La porta si spalancò e Clotilde si volse a guardare. Sulla soglia era ferma la signorina Barrow. Nello stesso istante si aprì l'anta dell'armadio e ne uscì la signorina Cook. Le due donne avevano un'aria molto efficiente, in netto contrasto con le buone maniere che avevano affettato qualche ora prima. I miei due angeli custodi, esclamò Miss Marple. Il signor Raphael ha fatto le cose in grande, come si usa dire. 22. Miss Marple racconta tutta la storia. Quando avete scoperto che quelle due donne erano investigatrici private con l'incarico di proteggervi? Domandò il professor Wanster. Si era chinato in avanti sulla sedia e osservava attentamente la vecchietta dai capelli grigi che sedeva alla schiena eretta di fronte a lui. Si trovavano a Londra, nell'ufficio di un ministero. Con loro c'erano altre quattro persone. Uno rappresentava il pubblico ministero, il secondo era il vice commissario di Scotland Yard, il terzo era Sir James Lloyd, direttore del penitenziario di Manston,
e il quarto Sir Andrew McNeill, ministro dell'Interno. Soltanto l'ultima sera, rispose Miss Marple. Fino a quel momento non ne avevo la certezza. La signorina Cook era venuta a St. Mary Mead, ma era ovvio che aveva mentito sulla ragione che l'aveva spinta a farlo. Mi restava da capire qual era il vero motivo. Quando l'ho rivista sul pullman e l'ho riconosciuta, dovevo decidere se fosse da considerare un'alleata oppure una nemica. Questo l'ho capito soltanto l'ultima sera, continuò, quando la signorina Cook mi ha suggerito, con molto tatto, di non bere il caffè che Clotilde Bradbury Scott mi offriva. Poco dopo, me ne le stavo stringendo la mano per salutarla, mi ha messo in mano qualcosa. Quando sono stata in camera mia ho visto che si trattava di un fischietto. Me ne sono andata a letto, ho accettato il bicchiere di latte. Me ne aveva portato la padrona di casa e le ho augurato la buonanotte, stando bene attenta a non tradirmi. Però il latte non lo avete bevuto? No, non sono mica scema, ribatté Miss Marple. Scusatemi, disse il professore. Mi stupisce che non abbiate chiuso a chiave la porta. Sarebbe stato un errore. Volevo che Clotilde entrasse, volevo vedere che cosa avrebbe fatto, e ho detto. Ero certa che prima o poi sarebbe arrivata. Per accertarsi che avessi bevuto il latte e che fossi caduta in un sonno profondo, dal quale con ogni probabilità non mi sarei mai più risvegliata. Avete aiutato voi la signorina Cook a nascondersi nell'armadio? No, è stata una sorpresa anche per me quando me la sono vista davanti. Probabilmente si sarà nascosta là dentro quando io sono uscita in corridoio per andare in bagno. Sapevate che le due donne erano in casa? Dopo che mi hanno dato il fischietto, ho immaginato che sarebbero rimaste in zona. In quella casa non doveva essere difficile entrare. Non c'erano persiane né segnali d'allarme. Un'altra roba del genere. Erano tornate indietro un paio di volte col pretesto di aver dimenticato qualcosa. Probabilmente nel frattempo erano riuscite ad aprire una finestra. Devono essere rientrate quasi subito, quando tutte noi stavamo salendo nelle nostre stanze. Avete corso un bel rischio, Miss Marple. Speravo che andasse tutto bene. Ci sono rischi che si devono correre per forza. Le vostre supposizioni riguardo quel pacco spedito per beneficenza si sono rivelate esatte. Infatti conteneva, fra le altre cose, un pullover a scacchi rossi e neri. Incredibile! Che cosa vi ha fatto pensare che fosse là dentro? Non era difficile indovinarlo, rispose Miss Marple, dalle descrizioni di Joanna e Emmeline. Mi sono resa conto che era stato scelto deliberatamente un indumento che desse nell'occhio, quindi il proprietario del pullover si sarebbe guardato bene di nasconderlo tra i propri effetti personali. Doveva aver deciso di sbarazzarsene e per liberarsi definitivamente di qualcosa c'è un unico sistema: spedirlo per posta. Agli istituti di beneficenza si può inviare qualsiasi indumento, pensare che gioia per loro ricevere un pullover nuovo di zecca. Non mi restava che scoprire l'indirizzo al quale era stato spedito il pacco. E così siete andata a richiederlo all'ufficio postale. E il ministro degli interni non credeva alle proprie orecchie. Non chiaro e tondo, gli spiegò Miss Marple. Ho finto di essere un po' svampita. Ho detto di aver spedito un pacco con l'indirizzo sbagliato e di averlo affidato alla signorina Bradbury Scott perché me lo portasse all'ufficio postale. L'impiegata è stata molto gentile e ha fatto del suo meglio per ricordarsi l'indirizzo che ci aveva letto sopra. Sono sicura che non ha avuto sospetti. Mi ha giudicato una vecchietta distratta che desiderava semplicemente recuperare la propria roba per spedirla all'indirizzo giusto. Siete un'attrice nata, oltre che un giustiziere, Miss Marple, commentò il professor Wanster. Quando avete cominciato a capire la verità? Tanto per cominciare, riuscirci mi pareva impossibile, rispose Miss Marple. Ce l'avevo con il signor Raphael perché non era stato più chiaro, ma adesso mi rendo conto che ha fatto bene a tenermi all'oscuro di tutto. Era un uomo intelligentissimo, signor Raphael. Adesso mi spiego
come ha fatto a diventare milionario? Non avrebbe potuto escogitare un piano migliore. Ha fatto in modo che le informazioni mi pervenissero un poco alla volta. Era come se lui stesso dirigesse l'operazione. Prima sono venuti i miei angeli custodi a vedere che faccia avevo, poi sono salita su quel pullman insieme con tutti gli altri. All'inizio sospettavate di qualcuno della vostra comitiva? Ho solamente preso in esame questa eventualità. Non avete fiutato il male per caso? Ah, ve lo ricordate ancora? No, non se ne avvertiva la presenza. Non sapevo che fosse il mio contatto, ma a un certo punto questa persona mi si è rivelata. Chi era? Elizabeth Temple? Sì, per me è stata come una torcia che mi ha permesso di vedere nell'oscurità della notte. Fino a quel momento non avevo capito assolutamente nulla. Alcuni elementi dovevano esserci per forza, per esempio la vittima e l'assassino. Questo appariva evidente dalla lettera del signor Raphael. La unica cosa che aveva unito il signor Raffaele e me nell'India occidentale era stato un omicidio, quindi anche stavolta doveva trattarsi di un omicidio e non di un altro reato qualsiasi, non un omicidio colposo, ma bensì premeditato. Chi l'aveva commesso? Evidentemente qualcuno che aveva scelto di seguire la via del male. Quanto alle vittime, avrebbero dovuto essercene due. Una doveva essere la persona che era stata assassinata e l'altra era rimasta vittima di un'ingiustizia. Quindi qualcuno era stato accusato ingiustamente di aver commesso un delitto. Soltanto questo avevo capito prima di parlare con la signorina Temple. Elizabeth Temple era il primo anello della catena che mi legava al signor Raphael. Mi ha parlato di una ragazza che si era fidanzata con il figlio del milionario. Questo è stato il mio primo spiraglio di luce. Poi mi ha detto che la ragazza non lo aveva sposato e siccome io volevo saperne la ragione, lei mi ha risposto perché è morta. Allora le ho domandato di che cosa fosse morta e lei mi ha spiegato con una sola parola, che pareva il rintocco di una campana, tanto il suo tono di voce era grave. Il suo tono di voce era grave. Amore, mi ha risposto. Mi pare ancora di sentirla e poi ha aggiunto il sentimento più pericoloso che esista. Non ho capito subito che cosa intendesse dire. In principio l'avevo interpretato così. Una ragazza si era suicidata per colpa di un amore infelice. Sono tragedie che capitano purtroppo. Ad ogni modo era questo che sapevo e nient'altro. Mi rendevo conto che Elizabeth Temple non aveva intrapreso quel viaggio per puro divertimento. Del resto, me l'aveva detto lei stessa di essere in pellegrinaggio e stava andando da qualcuno. Solo molto più tardi ho scoperto chi fosse questo qualcuno. E l'arcidiacono Bravazzon? Sì, allora non sapevo neanche della sua esistenza, ma mi sono resa conto che i protagonisti del dramma non erano da recarsi fra i nostri compagni di viaggio. Avevo soltanto un dubbio su due persone, Joanna Crawford ed Emmeline Price. Per quale motivo? Perché erano gli unici due giovani e spesso ai giovani si attribuiscono la violenza, la gelosia, il suicidio, gli amori tragici. Un giovanotto uccide la sua ragazza, sono cose che succedono, ma in fondo non ero convinta. Quei due ragazzi mi parevano normalissimi, non avevano niente di sospetto. Più tardi mi sono servita di loro al vecchio maniero, mentre stavamo bevendo lo sherry dell'ultima sera. Ho detto che sospettavo di quei due per la morte di Elizabeth Temple. Quando le rivedrò, bisognerà che presenti le mie scuse per essermi servita di loro. L'ho fatto per non dire che cosa pensavo realmente. E l'anello successivo della catena è stato la morte della signorina Temple? No. L'anello successivo è stato il mio arrivo al vecchio maniero. Il mio soggiorno in quella casa era stato programmato dal signor Raphael. Ho capito che dovevo restarci, ma ancora non sapevo per quale motivo. Forse avrei raccolto altre informazioni utili per risolvere il mistero. Miss Marple si interruppe. Scusate, mi disse, sto parlando troppo. È inutile che vi stia a raccontare tutto quel che vi frullava per la testa.
Continuate, per favore, la invitò il professor Wanstead. Quel che state dicendo è molto interessante, almeno per me. Continuate a raccontare. Sì, continuate, provò Sir Andrew McNeill. Percepivo qualcosa. Era una sensazione che non aveva niente a che vedere con la logica. L'atmosfera di quella casa era malsana. Sì, la interruppe il professore, è provato che queste sensazioni molte volte sono fondate. Le tre sorelle mi davano da pensare. La signora Lavinia Gline mi aveva ricevuto con molta cordialità, ma già l'idea che fossero tre sorelle mi pareva sinistra. Viene da pensare alle tre sorelle della letteratura russa, oppure alle tre streghe del Macbeth. In quella casa si respirava infelicità, la paura. Era tutto fin troppo normale, insomma. Mi incuriosisce l'ultima frase che avete detto, mormorò il professore. Era la presenza della signora Gline a far apparire tutto normale. È stata lei a venirvi a invitare la prima volta. Era una vedova, una persona normalissima. Non era felice, ma neppure infelice. Mi ha portato con sé al vecchio maniero, dove ho conosciuto le altre due sorelle. Il mattino successivo la cameriera mi ha portato il tè. Mi ha raccontato una vecchia storia conclusasi tragicamente, la storia di una ragazza che era stata uccisa dal suo innamorato. Nello stesso periodo altre ragazze erano rimaste vittime della violenza. Ho cominciato a riflettere. Dovevo trovare un assassino. Non sul pullman, i miei compagni di viaggio non c'entravano in quella faccenda, lo avevo già stabilito. Forse l'assassino si trovava in quella casa. Clotilde, Lavinia, Antea. Chi poteva essere delle tre? La prima ad entrare la mia attenzione è stata Clotilde, una bella donna, alta, non le mancava una buona dose di personalità, proprio come Elizabeth Temple. In campo delle mie ricerche si era ristretto a queste tre persone. Sentivo distintamente un'atmosfera malsana, avvertivo la presenza del male. Meglio di sì, non saprei spiegarvelo. Il male era stato commesso e aveva lasciato dietro di sé una scia, un'ombra. Clotilde, la maggiore, è stata la prima che ho preso in considerazione. Come vi ho già detto, l'ho vista nei panni di una possibile Clitennestra. Lo confesso, avevo assistito qualche tempo prima alla presentazione di una tragedia greca, interpretata dagli studenti di una scuola maschile che si trovava nei pressi di casa mia. Ero rimasta particolarmente colpita dal personaggio di Agamennone e dalla recitazione del ragazzo che interpretava il ruolo di Clitennestra. Mi è venuto spontaneo pensare che Clotilde era il tipo di donna capace di assassinare il proprio marito. In quel momento il professor Wanstead dovette fare un sforzo su se stesso per reprimere una risata. Trovava comica la serietà esagerata di Miss Marple. La vecchietta lo guardò e riprese. Può sembrare una sciocchezza detta così, eppure ho avuto questa impressione. Naturalmente era da escludere che Clotilde avesse ucciso il proprio marito, visto che non si era mai sposata. Allora ha preso in esame Lavinia Gline. Era una donna simpatica e molto cordiale, ma anche gli assassini possono essere cordiali, o almeno quelli che io chiamo assassini rispettabili. Fanno parte di questa categoria le persone capaci di uccidere per motivi estremamente pratici, quelli che non sono spinti dalle proprie emozioni, ma da uno scopo ben preciso. Non potevo escludere Lavinia Gline dalla lista degli indiziati. Era vedova da qualche anno, l'ho lasciata in sospeso e sono passata alla terza sorella. Antea era squilibrata e per giunta subiva costantemente l'influsso di un'emozione che doveva essere la paura. Anche questo collimava. Aveva forse commesso un delitto e ora temeva che le indagini per la morte della signorina Temple le provocassero qualche grana. Aveva uno strano modo di fissare la gente e poi di guardarsi alle spalle come se temesse che fosse improvvisamente comparso qualcuno. Anche lei era un'indiziata. Poteva essere stata spinta a uccidere dalla mania di persecuzione. Comunque, le mie non erano che congetture. Il giorno dopo il mio arrivo ho fatto una passeggiata in giardino in compagnia di Antea. In fondo al sentiero principale c'era un rialzo dove una volta si trovava la serra, che alla fine della guerra era caduta in abbandono.
I mattoni erano ricoperti di terra, nella quale era stato piantato un arrampicante, una pianta molto usata quando si vuole nascondere un brutto muro o qualcosa del genere. Si chiama passiflora. È una pianta che si espande rapidamente e soffoca ogni altra forma di vegetazione. Ha dei magnifici fiori bianchi. Quella non era fiorita, ma fra non molto lo sarebbe stata. Per Antea era un grosso sacrificio dover rinunciare alla serra. Diceva che le sarebbe piaciuto avere il denaro sufficiente per far livellare il terreno e per ricostruirla come era un tempo. Anche quella volta ho avuto la sensazione che avesse paura, ma al momento non ho saputo spiegarmi la ragione. Poi è morta la signorina Temple. Dalla testimonianza di Joanna Crawford e di Emily Price si poteva trarre un'unica conclusione. Non si trattava di una disgrazia, ma di un omicidio premeditato. Da quel momento ho cominciato a capire. Erano stati commessi tre omicidi. Me ne rendevo conto. Ormai sapevo tutta la storia del figlio del signor Raphael. Che fosse un poco di buono appariva evidente, ma non sembrava che fosse un assassino. Eppure le prove contro di lui erano schiaccianti. Tutti erano convinti che fosse stato lui a uccidere Verity Hunt. E l'arcidiacono Bravazzone mi ha aiutato a capire il resto. Lui aveva conosciuto abbastanza bene i due ragazzi. Si erano rivolti a lui per chiedergli di celebrare il matrimonio. L'arcidiacono era sicuro che i due giovani si amavano, e anche se non era ottimista sulla riuscita del loro matrimonio, era certo che fosse necessario. Necessario perché quando si ama si è disposti a subirne le conseguenze, anche se alla fine si ottengono solo delusione e una certa dose di infelicità. Comunque, di una cosa ero sicura: non poteva essere stato il ragazzo che l'amava a sfigurarla, e che il ragazzo la amasse teneramente doveva essere vero, a giudicare dalle dichiarazioni dell'arcidiacono Barbazzone. Ora, tutti i particolari di quella specie di gioco a incastro erano proprio al proprio posto. E le parole di Elizabeth Temple assumevano un senso. Clotilde aveva voluto molto bene a Verity e la ragazza aveva ricambiato il suo amore. Ma poi, quando era diventata grande, Verity aveva sentito la necessità dell'amore vero. Voleva essere libera di amare, di sposarsi, di mettere al mondo dei bambini. Aveva conosciuto il ragazzo che poteva darle tutte queste cose. Sapeva che di lui non ci si poteva fidare. Sapeva che era un poco di buono. Ma nessuna ragazza al mondo si è mai scoraggiata per questo. No, alle giovani donne piacciono i mascalzoni e se ne innamorano facilmente. Sono sicure di poterli trasformare. Anche ai miei tempi succedeva così. Ai bravi ragazzi le donne rispondono che per loro sono come fratelli. Verity si è innamorata di questo giovanotto e Michael Raffaele ha deciso di cambiare vita. E così hanno pensato di sposarsi. Probabilmente Verity ha scritto una lettera a Elizabeth Temple per comunicarle che intendeva sposare Michael. Il matrimonio doveva restare segreto perché Verity si rendeva conto che la sua sarebbe stata una fuga vera e propria. Fuggiva da una vita che non le poteva offrire nulla, da una persona che amava ma non dello stesso amore che nutriva per Michael. Non le sarebbe stato dato il permesso di sposarsi, sarebbe stata ostacolata in tutti i modi possibili. Perciò hanno deciso di scappare. Non era necessario andare fino a Gretna Green, perché erano entrambi maggiorenni. Così si è rivoltata all'arcidiacono Bravazzone, che era suo buon amico. Il matrimonio è stato fissato, e così pure l'ora, il giorno e il luogo. Si erano dati appuntamento in qualche posto. Lui è arrivato, ma lei no. Michael l'avrà aspettata a lungo e poi avrà cercato di scoprire per quale motivo non si era fatta viva. Forse gli sarà arrivata una lettera in cui la calligrafia di Verity era stata falsificata per spiegargli che lei aveva cambiato idea. Era tutto finito a Verity e Verity partiva per dimenticarlo. Non so se le cose siano andate davvero così. Fatto sta che lui non ha mai capito il vero motivo per cui Verity non si è presentata all'appuntamento. Michael non sospettava di certo che fosse stata uccisa tanto crudelmente. Clotilde aveva deciso di non perdere la persona che amava, di non lasciarla andare via con quel giovane,
che odiava e disprezzava, avrebbe tenuto Verity tutta per sé, anche se a modo suo. Una cosa stentavo a credere, che Clotilde l'avesse strangolata. Era più probabile che le avesse somministrato una dose eccessiva di sonnifero e poi l'avesse sotterrata nel giardino per poi coprirla di terra e mattoni. Le altre sorelle non avevano sospetti? A quell'epoca la signora Gline si trovava all'estero con il marito, Antè invece c'era e qualcosa deve aver capito. Forse non si è resa conto che era stato commesso un omicidio, ma ha visto che la sorella stava piantando la passiflora al posto della serra. Avrà scoperto la verità poco a poco. In seguito Clotilde, che aveva già fatto del male, non ha più avuto scrupoli. Aveva una certa influenza su una ragazza del paese. Non le deve essere stato difficile portarla con sé un giorno a fare un picnic a una quarantina di chilometri da Jocelyn St. Mary. Probabilmente aveva scelto il posto in anticipo. Ha strangolato questa ragazza, l'ha sfigurata, ha nascosto il cadavere sotto un mucchio di terra, fogli e rami. Nessuno avrebbe sospettato di lei. Con la ragazza ha sepolto la borsetta di Verity, le ha messo una catenina attorno al collo, le ha infilato un abito di Verity. Sperava che il delitto non venisse mai scoperto, ma nel frattempo faceva girare la voce che Nora Brough era stata vista nell'auto di Michael Raffaele. Forse ha raccontato alla gente che Verity aveva piantato Michael perché lui l'aveva fatto le corna con quell'altra ragazza. Può averne inventate parecchie di frottole, quella poveretta. Perché la chiamate poveretta, Miss Marple? Perché io credo che nessuno al mondo possa soffrire più di quanto Clotilde ha sofferto da 10 anni a questa parte. Si è tenuta Verity in giardino e intanto rimpiangeva il tempo in cui la ragazza era viva. All'inizio non aveva capito quanto grande sarebbe stata la sua sofferenza. Non credo che abbia provato rimorsi. Non ha avuto nemmeno quella consolazione. Ha continuato a soffrire un anno dopo l'altro. Ora capisco bene che cosa intendeva dire Elizabeth Temple. L'amore è una cosa pericolosa, può portare alla cattiveria, può far commettere gravi errori. Clotilde ha dovuto tenersi dentro il suo segreto per tutti questi anni, ma Antea qualcosa deve aver capito. Ecco perché aveva paura. Immaginava che cosa poteva aver fatto Clotilde e temeva che la sorella sapesse che lei aveva capito. Clotilde ha incaricato lei di spedire il pacco con il pullover e di Antea mi ha detto che non era del tutto normale, che era capace di essere violenta, se spinta dalla gelosia o dalla mania di persecuzione. Penso che presto o tardi ad Antea sarebbe accaduto qualcosa. Forse si sarebbe suicidata o almeno questa sarebbe stata la versione data ufficialmente. E ciò nonostante quella donna vi fa pena? Le domandò Sir Andrew, una donna così malvagia, una donna tanto temibile. Certo, rispose Miss Marple, immagino che vi abbiano riferito che cosa è accaduto quella notte, disse il professor Wanster, dopo che i vostri angeli custodi vi hanno portato al sicuro. Alludete a Clotilde? Ricordo di averla vista afferrare il bicchiere di latte destinato a me, ce l'aveva ancora in mano quando la signorina Cook mi ha portato fuori dalla stanza. Immagino che l'abbia bevuto. È andata così? Sì. Ci avete pensato che lo avrebbe fatto? Al momento no. Non hanno fatto in tempo a fermarla. È stata talmente veloce che nessuno ha potuto intervenire. E così l'ha bevuto. La cosa vi meraviglia? No, le sarà sembrata la soluzione più logica. Dopotutto anche lei, come Verity, voleva sfuggire alla vita che era costretta a fare. È strano, non vi pare che ognuno debba pagare i propri errori? Sì, si direbbe, Miss Marple, che siete più triste per lei che non per quella povera ragazza che ho ucciso. No, sono due cose completamente diverse. Mi dispiace per Verity perché non ha avuto dalla vita le cose che si aspettava e che stava quasi per ottenere. Nessuno le potrà mai restituire. Sono triste per lei, per le cose che ha perduto, ma lei non ha sofferto come Clotilde. La infelicità, la paura, la consapevolezza di aver fatto del male.
e di essere ancora disposta a farne. Clotilde ha dovuto vivere con le due sorelle che sospettavano di lei, che la temevano, e ha dovuto vivere tenendosi vicina la ragazza che aveva ucciso. Ogni volta che usciva nel giardino le sarà sembrato di vederla. No, la sua vita non avrebbe potuto essere peggiore. 23. Epilogo. Quella vecchietta mi fa venire la pelle d'oca, disse Sir Andrew McNeil, dopo che aveva salutato e ringraziato Miss Martin. Così gentile eppure così spietata, disse il vicecommissario. Il professor Wanster portò Miss Marple nella sua auto, poi tornò di sopra per scambiare ancora due parole con gli altri. Che cosa ne pensi di lei, Edmund? È la donna più terrificante che abbia mai conosciuto, rispose il ministro degli interni. Intendi dire che è spietata? Gli domandò il professore. No, non intendo questo. È una donna che fa paura, ecco tutto. Nemesi, mormorò il professore con aria pensierosa. Quelle due investigatrici private, disse il vicecommissario, hanno fornito una descrizione sconcertante del suo comportamento di quella notte. Loro due sono rientrate in quella casa con la massima facilità. Una si è nascosta in camera e precisamente nell'armadio, e l'altra è rimasta fuori. Quella che stava nell'armadio ci ha detto che, uscendo, ha visto la vecchietta seduta sul letto, con un'espressione assolutamente pacifica, che cinguettava come un uccellino. Sulle spalle aveva uno scialle di lana rossa. Ha detto che quella scena le rimarrà per un bel po' impressa nella mente. Uno scialle rossa? Ripeté il professore. Già, ora ricordo. Che cosa? Il vecchio Raffaele mi stava parlando di lei e tutto un tratto è scoppiato in una risata. Anche lui mi ha detto che quella scena non l'avrebbe mai dimenticata. Mi ha raccontato che, quando si trovava nelle Indie Occidentali, una sera è entrata nella sua stanza d'albergo la vecchietta più balorda che gli fosse mai capitato di conoscere. Aveva in testa uno scialle rossa. Gli ha ordinato di alzarsi subito se voleva impedire un omicidio. Sorpreso, lui le ha chiesto: che cosa vi salta in mente? E lei gli ha risposto di essere la Nemesi. Nemesi, secondo il signor Raffaele, nessuno avrebbe potuto assomigliarle di meno. Mi piace il tocco dello scialle rossa, mi piace proprio. Michael, disse il professor Wanstead, voglio presentarti a Miss Jane Marple, che si è data molto da fare per te. Il giovanotto, che doveva essere sui 32 anni, guardò con un certo scetticismo la vecchietta dai capelli grigi e dall'aspetto piuttosto malandato. Sì, l'ho sentito dire, vi ringrazio molto. Poi spostò lo sguardo su Wanstead. È vero che mi rilasceranno subito? Sì, fra breve tornerai ad essere un uomo libero. Ah, mormorò Michael. Pareva piuttosto perplesso. Vi ci vorrà un po' di tempo per riabituarvi, immagino, disse dolcemente Miss Martin. Lo osservava e cercava di vederlo in retrospettiva, come avrebbe potuto essere una decina d'anni prima. Era ancora un bell'uomo, anche se si vedeva che era sciupato. Sì, doveva essere stato proprio un bel ragazzo, un tipo allegro e per questo più affascinante. Ora, naturalmente era tutt'altro che allegro, ma forse col tempo sarebbe tornato ad essere quello di una volta. Le labbra erano sottili e la forma degli occhi molto bella. Guardava diritto in faccia ai suoi interlocutori. Anni addietro doveva essere stato un campione nel raccontare bugie alle donne. Assomigliava a qualcuno. Miss Marple frugò nella sua memoria e le venne in mente Jonathan Birkin, un corista con una meravigliosa voce da baritono. Era la passione delle ragazze, quel Birkin. Si era messo a lavorare nella ditta Gabriella. Che peccato che ci fosse stato quell'incidente degli assegni. Siete stata molto gentile, disse Michael con un certo imbarazzo, a prendervi tutto questo disturbo. È stato divertente, disse Miss Marple. Bene. Sono contenta di avervi conosciuto. Arrivederci e spero che vi vada tutto bene.
Sono momenti difficili, ma senza dubbio riuscirete a trovare un lavoro che vi piaccia. Grazie, grazie infinite. Vi sono molto grato. Dal tono in cui lo disse, pareva che non ne fosse del tutto convinto. Non è a me che dovete essere riconoscente, puntualizzò Miss Marple, ma a vostro padre. A mio padre? Lui non si è mai occupato molto di me. Però prima di morire ha voluto che si facesse giustizia. Giustizia, ripete Michael soprappensiero. Sì, per vostro padre era una cosa importantissima. Lui stesso era un uomo molto giusto. Nella lettera che mi ha scritto per chiedermi di indagare su quella vecchia storia c'era questa citazione. Lasciate che la giustizia scorra come l'acqua e la rettitudine come un ruscello eterno. Che cosa significa? È Shakespeare? No, la Bibbia. È una frase che va meditata. Io l'ho fatto. Miss Marple si mise ad armeggiare con un pacchetto che aveva in mano. Mi hanno dato questa, mormorò. Pensavano che mi avrebbe fatto piacere averla, dato che ho contribuito a scoprire la verità. Però è più giusto che la teniate voi, sempre che vi interessi. Gli porse la foto di Verity che Clotilde Bradbury Scott le aveva mostrato un giorno nel salotto del vecchio maniere. Michael la prese in mano e la guardò. La sua espressione si addolcì, poi tornò di nuovo a indurirsi. Miss Marple la osservava senza parlare. Quel silenzio durò parecchi minuti. Il professor Wanstead osservava la vecchietta e il giovanotto contemporaneamente. Si rendeva conto che quel momento era delicato e che avrebbe potuto influire sul futuro di Michael. Il giovane tirò un sospiro e restituì la foto a Miss Marple. No, avete ragione, non la voglio. Quella vita è passata, lei non c'è più. Non la posso tenere. Tutto ciò che farò deve essere nuovo, d'ora in avanti. Voi, esitava, voi mi capirete, voi mi capite. Sì, rispose Miss Marple, vi capisco e credo che abbiate ragione. Vi auguro buona fortuna. Michael salutò e uscì. Non mi è sembrato eccessivamente contento, disse il professore. Avrebbe potuto ringraziarvi con un po' più di convinzione. Va benissimo così, ribatté Miss Marple. Non mi aspettavo un maggiore entusiasmo, sarebbe stato ancora più imbarazzante per lui. Non è facile ricominciare da capo la propria vita. Chissà se si metterà sulla buona strada. Mi è sembrato sereno ed è già un gran vantaggio. Non sento a credere che quella ragazza si era innamorata di lui. Forse stavolta righerà diritto. Speriamo, ma non sarà facile, a meno che non incontri un'altra brava ragazza. Quel che mi piace in voi, disse il professore, è il vostro senso pratico. Fra poco sarà qui, disse l'avvocato Broadrip a Schuster. Già, è stata straordinaria, sei d'accordo? All'inizio non ci volevo credere, replicò Broadrip. Quando Raphael è morto, pensavo che la sua idea fosse una pazzia senile, non che Raphael fosse poi tanto vecchio. Squillò il telefono. Schuster alzò il ricevitore. È arrivata? Fatela passare. Ci siamo. È incredibile. La storia più pazza che abbia mai sentito. Una vecchietta se ne va in giro per il mondo alla ricerca di non si sa bene che cosa. La polizia ritiene che quella donna abbia commesso non uno, ma tre delitti, tre omicidi. Roba da poco. Il cadavere di Verity Hunt era sepolto nel giardino, proprio nel punto indicato da Miss Marple. Non era stata strangolata e men che meno sfigurata. Mi chiedo come abbia fatto Miss Marple a passarla liscia, disse Broderick. È troppo vecchia per potersi difendere. Pare che avesse alle spalle due investigatrici private. Che cosa hai detto? Due? In quel momento arrivò Miss Marple. Congratulazioni, Miss Marple, disse Broderick, alzandosi per riceverla. Anche da parte mia siete stata magnifica, aggiunse Schuster, stringendole la mano.
Miss Marple si sedette molto composta davanti alla scrivania. Come vi ho scritto, disse, credo di essere stata ai patti. Infatti, sono riuscita a portare a termine il compito affidatomi. Sì, lo abbiamo saputo dal professore Guasted e dalla polizia. Avete fatto uno splendido lavoro, Miss Marple. Complimenti. Avevo paura di non farcela. All'inizio mi sembrava un problema impossibile da risolvere. Ti capisco, a me sembra impossibile tuttora. Non so proprio come abbiate fatto, Miss Marple. È con la perseveranza che si ottiene tutto, gli spiegò Miss Marple. E adesso parliamo del denaro che abbiamo a vostra disposizione. Volete che lo versiamo alla vostra banca o preferite che vi diamo dei consigli sul modo di investirlo? È una bella somma. 20.000 sterline, disse Miss Marple. Sì, per me è una cifra astronomica. Volete che vi presentiamo i nostri agenti di cambio? Loro saprebbero consigliarvi nel modo migliore. Oh, ma io non voglio investirli. Ma non credete che alla mia età è inutile risparmiare? Lo interruppe Miss Marple. Se il signor Raffiel mi ha destinato questi soldi, sono sicura che l'ha fatto per permettermi di godere un po' la vita. Capisco il vostro punto di vista, disse Rodrigo. Allora volete che li versiamo alla vostra banca? L'indirizzo è Middleton Bank, 132 High Street, St. Mary Mead. Avrete un libretto di risparmio, immagino. No, disse Miss Marple, versateli sul mio conto corrente. Non sarebbe meglio? È meglio versarli sul mio conto corrente, insistette Miss Marple. Si alzò e strinse la mano ai due avvocati. Potete chiedere consiglio al direttore della vostra banca, Miss Marple. Qualcosa è sempre meglio mettere da parte, non si sa mai, per i giorni brutti. L'unica cosa che mi occorre nelle brutte giornate è l'ombrello, dichiarò Miss Marple e strinse di nuovo la mano a tutti e due. Vi ringrazio, avvocato Broderick, e grazie anche a voi, avvocato Schuster. Siete stati molto gentili a darmi tutte le informazioni che mi occorrevano. Siete sicure che i soldi li dobbiamo versare sul vostro conto corrente? Sì, rispose Miss Marple. Lo voglio spendere, lo voglio spe li voglio spendere. Ho deciso di darmi alla pazzaioia. Quando fu vicino alla porta, si voltò e sorrise. Per un attimo Schuster, che aveva più fantasia di Broderick, ebbe l'impressione di vedere una ragazza giovane e carina che stringeva la mano a un vicario. Prima di un garden party in campagna. Era un ricordo della sua gioventù, se ne rese conto quasi subito, ma Miss Marple per un istante gli aveva rammentato una donna giovane e felice che si riprometteva di divertirsi alla festa. Il signor Raffiel sarebbe contento della mia decisione, annunciò Miss Marple prima di uscire. Nemesi, mormorò Broderick. Così la chiamava il signor Raffiel, Nemesi. Non avrebbe potuto affibbiarle un soprannome meno indicato. Non sei d'accordo? Schuster annuì. Probabilmente Raffiel scherzava, sentenziò l'avvocato Broderick.